bastardo. Io lo finì prima di che cominciasse l'anime, perché mi ricordo che su Tinder avevo beccato una tipa che aveva messo tipo un'immagine di loro e loro, e quindi per cercare un argomento di conversazione me lo finì. Poi non ma, cioè, mi ha chiesto di cacarmi dopo tre messaggi. E tu, quello che mi ha bacato il cazzo per non so quanto tempo con Keion, in questo momento hai come immagine profilo di Twitch Yui. C'hai Hirasawa Yui di Keion come immagine del profilo di Twitch. Aspetta, e tu questa non la sai? Aspetta. L'altro giorno? Sì, la so che lo stavo dicendo perché stavo aspettando il momento per poterti sputtare in pubblico, bastardo schifoso. Capisci che almeno Italo è magro, ha una sua, diciamo così, che è sto body shaming, scusa. Ma non è così, io mi stavo dando dell'autograsso, cioè nel senso, io se mi metto a fare gli squat vado a trovare il petrolio. A me mi hai detto del magro, come ti pare? Sì, può essere che abbiamo fatto un'altra gag, però originariamente il comico mi chiese stessa cosa e ammise che lui scopava come un porco prima di fidanzarsi con Agnese, grazie al Caio Lupo. Invece io, ragazzi, purtroppo non mi è mai successo. Benvenuti all'anime di Time, siete con noi a parlare di cartoni animati. Quindi dove giaci? Ok. Buongiorno! Wella! Wella! Kawabonga, ragazzi, sono anche i Gin oggi. Non basta Giustinelli, ci vuole anche i Gin per fare i saluti. Buon pomeriggio, ragazzi. Comunque, buon lunedì pomeriggio qui sotto da Giagiu, sopra di me da Paolo, che sta facendo un balletto imbarazzante soltanto per essere clippato e finire probabilmente o su Bugozzi o sul nostro Instagram. Grande e Bugozzi! Seguiteci su Instagram, ragazzi, perché siamo diventati freebooter di noi stessi. Cioè, abbiamo cominciato a fare i videomontaggi con le clip più spassose della settimana, barra del mese, barra dell'anno, delle nostre dirette. C'è un sacco di roba figa, quindi guardatela anche lì e vi fate qualche risata. Domani ne metto, penso, un altro. Cioè, non lo... Sì, domani... No, non io. Io lo monto e glielo mando a Giaggio. Paolo non è in grado di caricare le clip. Vi giuro, l'ho caricato tre volte e non veniva sulla cosa che mi serviva. Ma non mi dici niente che c'ho il microfono sbagliato finora. Fra, non è che hai clippato ieri la parte del T-Rex male? Cioè hai tagliato il T-Rex, che era la parte bella, e hai clippato Giaggio che rispondeva a una tizia. Ma tu non mi hai detto niente che avevo il microfono sbagliato. Io non mi sentivo bene, vedi. Il chat se ne sono accorti subito. Ho risolto, rega, ditemi se mi sentite meglio adesso. Non mi ero neanche accorto di aver sbagliato il microfono. Oh, grazie Polaretto. Loro ci tengono a me, si accorgono subito quando la mia voce ha delle deficienze. Ti giuro, delle mancanze, io non ti sentivo male. Non te ne frega niente, e quindi... Porca puttana! Vedi, Paolo Sculli dice belli montaggi sui G. Grazie, Paolo. E comunque ciao a tutti, ragazzi. Oh, c'è Michele Mari, ciao Michele, non ti vogliamo più qui, però vabbè, dice cosa che è un giorno, ma buongiorno cosa che è un giorno di merda, ma vai a cagare Michele, c'è sempre tutte belle giornate quando ci siamo noi online, almeno per noi, però c'è una persona che oggi ha avuto vero. Con calma, adesso con calma ci arriviamo, così spieghiamo anche il titolo, ma prima volevo approfittare per salutare Fra, Paolo, Luca, Pollo, Grande Pollo, che comincia subito la live scrivendo cose a caso, cose a caso del buon Pollo, grazie Pollo immancabile, ciao Vile, ciao Lollo Boggio, ciao Carne a tre. Che altro c'è? Basta. Valdugol, ciao Nico, vabbè, state arrivando tutti, quindi bella, direi che possiamo cominciare. Allora, ragazzi, oggi il titolo della live è Le bizzarre disavventure di Italo Scagnello. Aspetta, domanda oggi... importantissima prima di iniziare, Italo è vivo? Sì, la risposta è, per quanto lui non ne sia contento, sì. Ragazzi, allora, ragazzi, noi l'abbiamo vissuta oggi questa giornata con Italo, è stata dura.
Oggi, ragazzi, vi vogliamo raccontare la breve storia triste di una persona inadatta alla vita. Una persona che non è in grado di integrarsi alla società moderna. Okay. La cosa triste è che è una storia vera. Non dobbiamo neanche inventarcela. Perché fa già... No, io la vivevo in maniera bellissima, guardavo, dicevo, vabbè. Aspetta, premessa prima di cominciare, Italo in questo momento è appena rientrato in casa dopo le sue disavventure, si deve mettere a pulire la stanza, quindi a ramazzare la stanza, mentre ci guarda la live, ma non è ancora entrato perché mi ha appena scritto in chat: adesso vi sento parlare di VTuber, così mi calmo. Italo avrà una bella sorpresa quando entrerà in diretta. Comunque, povero. Allora, vuoi introdurre tu o introduco io? No, fai tu, io l'ho vissuta, mi sono sentito, diciamo, solamente come era vestito Italo prima. Ecco, partiamo da quello. Allora, Italo bardato come se stesse partendo per la guerra, no? Cioè, ti presento la spedizione dei napoleonici in Russia per andare a tentare di conquistare Mosca. Ecco, bardato nello stesso modo, mandandoci foto completamente sfocate e quasi incomprensibili a tratti. Italo si è propinqua, non so se era subito dopo pranzo, addirittura... Alle tre e mezza, ok, quindi dopo pranzo. Italo esce dalla sua magione per fare una passeggiata per andare a un tabacchino. Vi chiederete perché? Sarà andato a comprare le sigarette? Sarà andato a comprare un... No, Italo doveva molto semplicemente caricare dei soldi su un conto PayPal. Italo quindi esce dalla sua casa, fa qualche passo per Bologna, arriva al tabacchino e ci manda la foto del tabacchino chiuso. Ovviamente accompagnata da calorite imprecazioni che non vi stiamo a riportare, ma per onor di cronaca potete tranquillamente immaginare. Italo impazzuto. Aspetta, con tanto di... Minchia, oggi è festa che è tutto chiuso! No, quello dopo, quello è arrivato dopo. E intanto vi lascio la foto di Italo. Bello. Ti prego, metti là tutto schermo, che rende più pathos a tutta la narrazione. Metti là tipo... Bravo, bellissimo. Vabbè, ecco. Comunque, insomma, arriva il primo tabacchino, è chiuso. E Italo, mesto, si appropinqua verso il secondo tabacchino. Arriva al secondo tabacchino e mestamente scopre che anche il secondo tabacchino è chiuso. E quindi Italo ci scrive: ma mica è festa oggi che ci sono tutto chiuso? Non sapendo che molto probabilmente i tabacchini aprono verso le 4 e non verso le 3. Però vabbè, questo glielo concediamo. Al che Italo decide di andare in fumetteria. Perché dopo va anche in fumetteria e in fumetteria praticamente si trova di fronte a un messaggio, visto che sappiamo in questo periodo bisogna fare attenzione alle norme di sicurezza, alle norme di distanziamento, insomma fondamentalmente in fumetteria poteva entrare soltanto con mascherina e guanti. Indovinate, ovviamente, potete vedere nella faccia di Italo c'è la mascherina, quindi indovinate che cosa non aveva Italo per poter entrare dentro la fumetteria. E quindi Italo, il nostro simpatico inadatto alla vita, lascia mestamente anche la fumetteria e si dirige verso un altro tabacchino vicino alla fumetteria. Arriva al tabacchino e finalmente trova un tabacchino aperto. Indovinate che cosa ha risposto al nostro Italo il proprietario del tabacchino? Paolo, che cosa gli ha risposto? Mi spiace, no, non facciamo ricariche PayPal. Il commento di Italo, dal quale mi dissocio preventivamente, è stato quali parole, ve lo leggo dalla nostra chat, il
la volta buona che mi butto sotto una macchina. continua l'epopea del povero Italo che girella. Io immagino fosse da, penso fosse da Alessandro Distribuzioni, a notare dagli spostamenti geografici che noto nei suoi messaggi, perché dice che poi si stava anche pisciando addosso e quindi si reca verso i bagni della montagna. Per chi non conosce Bologna, la Montagnola è tipo una delle zone più infime, malfamate e meno raccomandabili che ci siano nella zona centro. Fatozzi mi fa una sega a due mani. Ora, la Montagnola è tipo il posto in cui non invitereste neanche il vostro peggior nemico. Ecco, Italo si reca là e ovviamente con il commento: sto andando ai bagni della Montagnola, come minimo mi rapinano. Non è stato rapinato, ma secondo voi che cosa può essere successo al nostro povero inetto alla vita? Avete 10 secondi per poter rispondere, ragazzi. Noi vi attendiamo. Nel frattempo leggo qualche cosa. La zona perfetta per Italo, quindi, è tipo San Lorenzo a Roma. Sei troppo... ragazzi, ma perché dovete pensare... Ma perché tutti la stessa cosa state pensando? Ma siete dei porci. Grazie Baldugol, che ci dai ancora speranza in questa chat. Ovviamente i bagni erano chiusi. ovviamente. Nel mentre fa uscire il suo meraviglioso TikTok, che vi consigliamo assolutamente di andare a vedere perché è molto molto interessante e fa molto male, fa male qui e fa male qui. Anzi, a proposito, vediamo se ve lo posso mettere in chat, dovrei averlo qua sopra. Comunque, alla fine Italo molto molto triste e mesto per cambiare discorso, no? Nel mentre inizia a chiederci: ah, ma che facciamo in diretta? Ah, ma dobbiamo fare la pianificazione, dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quell'altro, no? Per dimenticarsi appunto tutte le sue disavventure della giornata, quando alla fine ci dice, e io gli faccio: guarda, sentiamoci stasera che facciamo per bene la pianificazione, chiamiamo cose, facciamo quello e quell'altro, e testuali parole: stasera magari no, che è stata una giornata pesante e mi voglio riposare. Questo lo traduciamo, diciamo che era un pochino più colorita l'espressione, un pochino più capite cosa intendo con mi voglio riposare, e dice e conclude per finire l'epopea: intanto ricarica fatta, però vi faccio un vocale perché mi sa che era meglio non farla dal tabacchino. Riassunto dei vocali di Italo: fondamentalmente lui gli chiedono di dargli la sua PostePay per fare la ricarica sul PayPal e lui si è autoconvinto che il tabaccaio volesse fargli la ricarica sulla PostePay anziché sul PayPal, e poi Italo ha sclerato malissimo, ma veramente male, perché nei 10 minuti che sono passati dal primo messaggio al messaggio successivo non erano ancora arrivati i soldi sul conto PayPal. Paolo, come funzionano i bonifici? Italo voleva che un bonifico che non ha pagato in priorità, perché costa 2,50 euro il prioritario, quindi ha pagato semplice, gli venisse accreditato immediatamente. Guardi, i bonifici vengono tutti accreditati alle 8 del mattino, al che io glielo scrivo: Italo, penso che forse te lo accrediteranno domani mattina alle 8 il bonifico, perché tutti i bonifici vengono accreditati il giorno dopo alle 8 del mattino. E questa, signore e signori, non diciamo come ha risposto Italo, perché ci chiudono il canale. Queste, signori, era per cominciare i nostri soliti 15 minuti di niente in una live che sarà completamente incentrata sul niente, erano le bizzarre avventure di Italo Scamiello. Grazie Italo per ricordarmi sempre che, paragonato a te, io sono un membro funzionale di questa società. Grazie. Comunque, l'ultimo messaggio che dice sempre: adesso vi sento parlare di VTuber così mi calmo, rimane esatto. Il calce come ultimo messaggio. La live è finita, andiamo in pace. Allora, va bene, niente, questa era un preambolino divertente che volevamo raccontarvi perché
è bello, no, che voi sappiate anche in retroscena della vita delle persone comunque che seguite praticamente tutti i giorni, no? Ormai non dico che siamo fratelli, però comunque amici a distanza siamo tutti, no? E quindi è giusto che sappiate come vivono male la loro vita i vostri amici. Quindi ogni volta che pensate a Italo come una persona seria, come una persona informata, come una persona pratica, vi sbagliate. Tutto molto semplice. Ok, allora, abbiamo finito con il preambolo di 15 minuti, adesso dobbiamo dare l'unica soddisfazione di questa giornata al nostro Italo, che appunto ci ha chiesto, adesso vi sento parlare di VTuber così mi calmo, e quindi diamo la giusta gioia al nostro Italo. Abbiamo preparato per l'occasione soltanto due video di VTuber che durano anche poco, quindi non scappate via, non fuggite, ci guardiamo questi due nel mentre. C'ho un altro video che ho mandato a Paolo, poi in caso volesse vederlo, decidiamo se farlo oppure no. Aspetta un minuto, ma dove me l'hai mandato? Te l'ho mandato sulla chat privata qui di StreamYard. Ah, ok, sì, infatti non capivo, non lo vedevo su Telegram. A parte questo, ragazzi, niente, se avete domande, argomenti... Sì, oggi robe, più liberi. Voi dite, noi seguiamo il flusso della chat oggi. Se riesci a allargare un altro pochino la schermata, a coprire tutto il rettangolino, anche se la barra, quella lì con il caricamento, scade sotto, guarda. Lo so. No, tipo, strecciata invece che allargata, che era più o meno un pochino più grande. Aspetta, facciamo okay, così. Direi... L'allargo un altro po'. Luca il Polaretto, lo stavo guardando oggi questo, io te l'ho detto che ti spoileravi le robe che avremmo visto nelle live successive, tu non mi ascolti. Cazzo. Questo è necessario vederlo su questo canale, perché giustamente se settimana scorsa abbiamo visto la povera Miko arrancare con l'inglese, con le badì e compagnia bella, Butterfly. Sotto la Statua della Libertà, oggi è giusto che l'International Doggo provi a parlare altre lingue. Molto di una persona inadatta alla vita. Guardate che mi ha mandato... Aspettate! Guardate che mi ha mandato... Che ha mandato ora io. Sei bellissimo. Mi sento male. Comunque, dicevo, la lingua che ci parlerà la nostra cara International Doggo Corone, probabilmente la conoscete, quindi ci facciamo due risate su questa. Va bene, dai. Quando vuoi. Sì, starto, dai. Italiago? Italiago, ne... Italiago, te... Aizatu, donna datta che ka? Italiago... Italia Go è italiano, ragazzi, nel dubbio. Italia Go. Buongiorno. 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 Sì, vabbè. Grazie. 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 Grazie molto. Grazie molto. La ringrazio. È comunque meglio dei personaggi di Vento Aureo. Grazie davvero. Grazie davvero. Cioè, il finale è qualcosa di clamoroso. Grazie della sua cortesia. Della sua cortesia. Non so, hello? Hello? Great? No, quello è inglese. Quanto? Italiano. Buon compleanno. Compleanno! 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 Chi se lo compra? Buon compleanno! Mi fa morire. Mongoleno! Mongoleno, mongoleno! Mongolino! Bravo! Bravo, si telo! Bravo te! Cioè, questo non sapeva che bravo è italiano. Bravo! Sentimo! Bravo, siete il bravo! Bravo! Sugoi! Sugoi! Ok, arigato!
mia. Mamma mia. Rigatoni. Brava Corone. È comunque, sei andata comunque meglio dell'esame di italiano di Luis Suarez. Brava Corone. Cazzo ridi che neanche la capisci sta battuta. E invece la so, invece l'ho capita. Perché le cose di cultura generale tipo le conosco. Non seguo il calcio, ma seguo che quello ha fatto, ha falsificato a Perugia il cazzo di esame di inglese, di italiano. Cazzo, è vero che sì. Vabbè, bravo. Mia ma mia è bravissima, mia. Signor Mattarella, cittadinanza d'onore, me subito. io concordo con il narratore. Sono ovviamente d'accordo. Comunque, posso... Sto morendo. Non hai idea di quanto mi faccia ridere soltanto la faccia di Corone. Cioè, è proprio questa faccia stupida. È proprio un Labrador. Cioè... Mi fa... Ah, oddio, non capivo se ti eri bloccato te o se si era bloccato il video. Oddio, bellissimo. Madonna. Vabbè, allora, questo era quello molto molto corto, ma c'è un altro che, appunto, questo non l'ho ancora visto, ma mi piaceva tanto il titolo. E quindi ti ho mandato, ce l'hai su Telegram, quell'altro bellissimo. Perché l'altra volta li aveva scelti Paolo, questa volta li ho scelti io. E allora, dice Pollo... Tutte le VTuber hanno il collo lunghissimo, sembrano Sabaku no Maiko. Ma non è vero. Il Polaretto dice le VTuber ci hanno rovinato, assolutamente sì. Pronto? Voglio sentire un giapponese parlare in toscano. Oddio. Ma che tu dici? Poruka ma... Che tu dici? Maru e Mamariala. Io farei lo stesso, io infatti dice Lollo Boggio, io le farei lo stesso esame che ha fatto Suarez, appunto. Startiamo, dai. Vai. Peter Piper picked a peck of pickled pepper, a peck of sì. pickled pepper, Peter Piper... Cioè, guarda la faccia! Peter Piper picked a peck of pickled pepper, di un cane bastonato! Pickled pepper, Peter Piper pick... No, vai, Corone, siamo con te! A Spengo! Spengo! L'unione di Spain è... Come sapere, non aiuta tanto, non sai che... No, ma infatti è bello che hola. Comincia dicendo non lo so molto bene lo spagnolo, perché le altre. Cioè... Certo. Buenos días. Buenos días. Dai. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Colonia. Me llamo Colonia. Me llamo. Bravo, Colonia. Un caffè, por favor. Estudio español. Sì. Estudio español? Quelle grazie si chiama Cananaio. Ah, gracias. Grazie. Spengo no hoga ne hatsuo ga kantan tteiu ka nanka ne tsutawari yasui, eigo yori mo. Certo. Fullo nemo wa Pablo Diego José Francisco made shika ienai. Minchia, più di me. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Crispin Crispiano de la Santísima Trinidad Luis y Picasso Naga Logo Naga Abbe Nihongo wa shabereru? Oh, no. Oh, no. Oh, konnichiwa. Konnichiwa shika. Kantan na nihongo shika wakaranai. Beikyou chuu dakara, muzukashii kanji wakaranai. Gomen ne. Brava. Ichiban shaberu koto ga dekimasu. Hai. Beikyou chuu desu. Dai, se la cava, dai. Bravo, in giappone. Minchia. Oh, Gesù. Portogallo. Bom dia. Tudo bem? Ciao. Ciao. Obrigado. Obrigado. Non ho niente da capire. Bonjour. No. Bonjour. No. Bonjour, è Brasile ha un anime molto popolare. Ah, sono Nuka. Sì. Molto. Hola. Come sta? A me non hai risposto. Io vorrei sentire la parola tipo russo. Arigato, arigato.
ありがとうが分かんない。カクサイスってリンガしたね。オブリガーダが女性。オブリガーダが女性だ。わらぼ。うん。わわわわわ。何が喋れるの？ボンボン。ボンボンボンボンボンボン。まあ、食べれるよ。クリンジ。Oddio! Oddio! ドイツ語わかんないな。I don't speak a word in German. Okay. ドイツ語は検索してみよう。挨拶ドイツ語。グーテンモルゲン、グーテンタク、グーテンアベスト。We get dia. Bistan, Bistan, Bitschen, Bitschen.Riesce a far sembrare carino anche il tedesco. Ciò che ho detto ha già usato i? Try a stiffer pronunciation. Biget dia. Già un po' meglio. Biget dia. Do, katai te ka nanka okotte iru kanji nanja. No, it's on me. Sugoi ne. È diventato dog on pants. Biget dia. Oh my god. Oh no.でもさ、でも英語でさ、なんかさ、英語をもっと、やっぱほんと理解できるようになりたいな。ココちゃんとかほんとすごいよな、どっちも喋れてさ。ま、quella è inglese。英語喋れるだけでさ、もうさ、みんな見てくれてる人。Cinese, Hong Kong, Coco. Padre, padre inglese, madre di Hong Kong, mi sembra. Betty Botter bought some butter, but she said this butter is bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter, but a bit of better butter will surely make my batter better. Bad butter, bit of bad butter, will show you make my butter. Yay! Pausa. Allora, fallo tu. Ma io mi devo aver, lo devo avere scritto, io che cazzo non mi ricorderò mai. Lo cerco, aspetta. Butter, oddio, tongue twister. Non te lo trovo, lo voglio far fare a te. Io non ce la faccio, te lo dico. Vabbè, ma manco io penso. No, ho scusato, ho cambiato scena e mi è comparso il faccione dito. Aspetta, te l'ho messo scritto nella cosa, nella chat privata. Finiamo il video e poi lo proviamo. Ok, ci penso io. Vai, facciamo anche le cringiate così, visto che ci siamo. Vai. Comunque, ragazzi, per favore, qualcuno che sta nel gruppo Telegram, Paolo Sculli, tipo, fate uno screenshot alla faccia di Corone, mettetela come comando, mettetela tipo come comando per una roba tipo R, cioè R. Che bella. Dai, startiamo. Andiamo il video. Nagai kedo, demo kore. Oh my god. Oh my god. Ya, demo kaigai no eigo no hayakuchi kotoba sugoi ne. Però se la cava comunque lei, eh. Sì. Yay! Oddio, cioè si vede che è un international dog. Pickled pepper, a peck of pickled pepper. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked? Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Peck of pepper, put the peck, put the peck, put the peck, peck of peck, peck of peck, peck of peck. Pico, 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 pico. È come coso, come patapata di quell'altra. Where do you live? Where do you live? Ah, ecco. Indonesia. Mi sa che ha sbagliato. USA. Canada. Sweden. Wow. Japan. Wow. Russia. Florida. Wow. La Florida non rientra negli Stati Uniti. Lei non rientra negli Stati Uniti. Le globale da mia. Perù. Globale. France. Wow. Mexico. Taiwan. Wow. No. Kinsei ga iru. Kinsei. Deutsch. Australia. Thank you. Moon. Wow, moon. もう3時だね。今日はじゃここら辺で。終わりにしようかな。Se fossi stata cazzo io avresti continuato. Today is finish. No, stream, ma perché? Thank you. Finish. Brava, international talk. Today is finish. Today is finish.
Che bella l'International Doggo. Corone è diventata la mia seconda waifu dopo Fubuki. Allora, che dicono in chat? Allora, fammi rimettere innanzitutto. Madonna, mi sta facendo perché la levo, mi fa impressione. Florida indipendente dopo questa dichiarazione di Corone. Corone è diventata la nuova leader della Florida. Testa di Già Biden. Giu se la vorrebbe sposare, si vede da un miglio. No, io so, la mia waifu è Fubuki. Yabbè. Grazie Fra, grazie mille Fra per aver fatto il comando. Grazie. Poi a Canada, The Long Canada. feeling is finished. The Grazie, ce feeling l'avrei. C'è is finished, grazie. Kurosaka che mi dice rivediamo presto. Rivediamo presto! Aspetta, faccio un sondaggio. Vediamo se lo voglio rivedere oppure no. Allora, te intanto leggi la chat. Ma Hong Kong sono ma Hong Kong sono madrelingua inglese. Eh sì, però comunque non lo so bene com'è combinato. Si trovano in un punto strano perché quando Coco ha fatto le dichiarazioni su Taiwan è successo un casino. Quindi la localizzazione non so precisamente dov'è. Comunque ha un genitore inglese lei. Vabbè, comunque, cioè, nel senso si sente che comunque l'inglese l'ha almeno sicuro studiato fin da piccina o comunque l'ha sentito parlare fin da piccina. Coco, ovviamente. E poi dice, ecco perché il Giappone ha il tasso di natalità così basso. LOL. Io mi dissocio da quello che ha detto Lollo Boggio. Sì, ha scritto un paio di cose Lollobogio che oggi non abbiamo letto. Mi dissocio completamente. Cos'è Water in the Fire di Corone? Oddio. Cos'è? Allora, aspetta, intanto ci sono 2 minuti di sondaggio. Mentre fai il sondaggio, Paolo, non scappare dal tongue twister Allora, inglese. Gli ho mandato quello lì del coso, del butter, non te lo ok, io sono ripicchi. pronto. Qualcuno ha mandato qualcosa. Antonio, grazie per Cosa? averci seguito. Grazie per il Allora, follow. Betty butter bought some butter but she said this butter bitter. If I put in my butter it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So she bought a bit of butter better than her bitter butter. And she put it in her butter and the butter was not bitter. Sei stato molto più bravo di quanto pensassi. Vabbè, io trollo, però l'inglese un po' lo Mi so. hai positivamente sorpreso. Cioè, qualche pronuncia ovviamente da rivedere, però Vabbè. in Correvo. generale è molto buono. Bravo Correvo. Paolo. Però questo è un problema, perché ovviamente doveva essere un momento cringe in cui gli altri facevano rovinato. Può essere una potenziale clip, invece l'hai rovinata. Bravo. Non sei stato bravo. Sono un ninja. Allora, è finito il sondaggio, ha vinto il sì per 19 a 8. Quindi, allora, rivediamoci velocemente soltanto la Soltanto parte Banning foresto. Foresto. Tanto pari foresto e questa la dedichiamo a Katsuya, Sì, ovviamente. sì. Ci vediamo la parte lì, poi cambiamo. Cambiamo tema. Infatti, ragazzi, se volete, come avevo detto prima, oltre a vedere i video dei VTuber, se ci volete anche mandare altra roba o fare domande, argomenti, bla bla bla. Oggi è la giornata giusta. Sì. E allora, Mi mettiamo. dissocio tantissimo da quello che ha scritto Nico, anche lui. Ragazzi, siete veramente dei malati, ok? No, non è censura, Lollo, non è censura. Cioè, io ti vedo, però non ti voglio leggere. Tanto gli altri ti possono leggere. Però io ti vedo e ti giudico male. Il narratore riesce a dire questo, ma non Promised Neverland, Paolo assurdo. C'è Betto che richiede indietro dei punti scammati. Paolo, No, che Betto? non li conosco e noi non li sappiamo. Allora, sei pronto, Giaggio? No, aspetta, che stavo leggendo la cosa di Lollo. Ma perché? Ma che mi ha preso oggi, ragazzi, in chat? Cazzo di male avete? Dai, ci sono. Allora. Hello. My name My name is is Kaede Kaede Higuchi. Higuchi. Ma lo so, memoria. Sì, pure Nice io. to meet Mi you. giù. What How are are you you? doing?
Thank you. Today is so much. Five slides. Hello. My feeling is finish. Apre poco. My feeling is finish. Finish. My favorite is Japanese. Okay. Everyone, okay. Okay. My favorite is Japanese. Sorry, I speak Japanese. Now. Non so quanto di questo si senta anche attraverso il VOD a voi a casa, ma è bellissimo che nel video il microfono c'ha tantissimo riverbero, come se lei fosse su un palco, e quindi io mi sto immaginando un cartonato 3D su un palco di un pub che sta facendo un'esibizione di stand-up comedy con la gente in questo VOD, e fa troppo ridere. Mi sento male. Oddio. それでは皆さん 聞いてください cioè in giapponese facile presto cazzo questo è per te banning foresto I'm banning si foresto thank you no mi devo una puttia. Old forest is many nature and many erufo. Day by day, forest is too shadow. I think a trumpet. Bunny! Foresto is foresto. Foresto. Burning is foresto. Thank you. È il miglior video della VTuber, basta. Questo è il miglior video delle VTubers, ragazzi. No, per me è una grande lotta fra questo e quello della Statua della Libertà. Allora, vediamo che cosa ci hanno mandato. Allora, cosa ha scritto Italo? Italo ha scritto questa potrebbe anche piacermi. Allora, Paul ha mandato un video veramente serio, dove veramente il titolo corrisponde a quello che ha mandato. Vedete che Pollo secondo me è super appassionato di VTubers ed è l'unico modo in cui lo possiamo prendere insolitamente diciamo in fallo e farci mandare le cose serie. Io ho paura. Paolo, ho molta paura che ne ha mandato uno anche Mari. E io sai. No, quello di Mari non lo guardiamo. Lei bannata da tutti i video. Oggi parlavamo di Giaggio che secondo noi Mariella ci vuole uccidere veramente. Dico io ho molta paura di quella ragazza. Aspetta, fammi vedere che cosa ha mandato. C'è Luca che chiede: mi spieghi perché Miko droppa la N-word? No, si scherza. Perché lei è N dentro. C'è un never give up che ci ha mandato Mariella. Madonna, ma che cazzo è Mariella? Io non lo guarderò mai sto video. C'è anche uno di Sciarableschi. Allora, sei pronto? C'è Fra che diciamo questo video. Vai, corone. Water in the fire. Why? Water in the fire. È il contrario, corone. È fire in the fire. Don't understand. No. È scazzina comunque. Ma fa veramente schifo. Don't understand. A water in the fire in the Water. Ma che fire cazzo di problemi ha? No, water. Aspetta, ora. Water. Madonna santa. Water. Io sento, ad ognuno di questi video sento il mio QI azzerarsi e mi piace.
Allora, in realtà quello di Marika, di Mariella lo possiamo guardare, se vuoi. Dai, vediamo. Non mi sembra... Un attimo vedere invece cos'è quello che ha mandato Sciarableschi prima di scavare. Tanto i punti. Dura 33 secondi. Posto, va bene, vediamoci allora. A chi la vende io? Ah, lo conosco questo video. Il bot è morto. Sì! 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 Deve chi va? Questa è la versione giapponese di Just Do It! Non conoscevo questo video. Comunque vorrei un attimo fare i complimenti al Polaretto e dirgli bravo coglione, sei l'unico che ha riscattato il video per mandarcelo. Gli altri l'hanno soltanto mandato in chat e tu l'hai riscattato. Grande Polaretto. Allora, prossimo di bene. Kiryu Koko watch a bad Italian video. Oh. Vediamo un po'. Vediamo. Che vuol dire bad? Ande con bad, però. Che cioè, bad cazzo ne so io, vediamo. Kimoko. Oh. Oh, Massimo! Cos'è? Massimo! A welcome back to Cooking with Massimo. Monica! I've come home from work and found myself stuck to what to have for dinner. Le vangami! Today, I've been asked to cook with ingredients you find around the house. No pancetto, okay? No pancetto! Oddio, stiamo veramente guardando un video di una tizia di nazionalità ignota che guarda un video che prende in giro la cucina italiana. Quanti layer ci sono in questo meme? È vero! Mushroom. Mushroom. Ma perché? That's exciting. La cosa bella è che neanche impegnandosi gli italiani parlano male l'inglese in questo modo. Okay. We're gonna make some kind of rolled meat, a meat logic. Cioè ti rendi conto che stiamo facendo la reaction a una reaction? È vero. Nani? È reaction. Paprika ci fa una pippa. Che vuol dire, mi domando, perché abbia messo l'olio sulla pentola? Coco, che ma come cazzo cucinano? Come su match preparation? Ha solo messo l'olio in padella. Ha solo messo l'olio e gli ha messo la carne. If you like, you can add some salt and the spices. But they gave me nothing. Sosto spice quanto mai desu kedo. Ma che perché? Guarda, non mo. Allo staff ha nani mo kurenakattande tte. Ma cosa cucina? I'm not cooking with this pack of pasta. It can go straight in the bin. Ma looking good right now. Metto, ci soia te. Ma non penso proprio, che schifo. È macinato con succo. Con nani, sai come da mira perché? Non l'ha mai visto, ma che? Ma fa cosa? Cioè, questa adesso penserà che questa è la vera cucina italiana, mamma mia. Però ho capito perché quelli che ci vedono dall'estero non riescono a emularci, perché vedono sti video qua. Ma che sta facendo questo? And now we put the meat inside. No. Meat inside. Oh, ma tu guarda, I forgot the garlic. Garlic, ho oh, you get the idea. Okay. Oh, però riesce a tradurre bene Coco. Ma lei parla inglese, fluente, ti ho detto. No. Quello no. Ma cioè, che schifo, porco Dio, veramente, che schifo. Cosa le fucking hot and scary. Questo c'ha paura del ragù. Che schifo, però mi viene da vomitare. Mitterrore. Ma che cazzo stanno facendo? Super Mitterrore. Il pubblico è abbastanza.
credo. What the? No, non si dice. Oddio, raga, io ho paura. Ci credo che poi quando all'estero provano a imitare la nostra cucina, se vedono questi programmi non ci riescono. Allora, ti dico solamente questo che ha mandato Luca è un po' lunghetto, però è esilarante. Sono 15 minuti circa. Ah, ma Pecora mi sta antipatica. Ma è divertente. Ah, l'ho visto questo video. L'hai visto? L'avevamo mandato nella chat di Telegram qualche giorno fa. No, vedi, ma perché? Pollo, io non li devo aprire i tuoi video. Io lo so che non li devo aprire i tuoi video. Vabbè, però se un pezzetto di Pecora ce lo vuoi vedere, ce lo guardiamo. Dai, un pezzettino, dai, qualche minuto. Do you say my name? Ok. Legendary. Yeah. Lei non ha più Pecora. Non ha Pecora, mi sa proprio che la stupida. Hello. My name is Usada. Tutto unito. Vabbè, dai, non ci sono abituati a mettere gli spazi. Very tutto unito. Cute. Yeah. Very cute. No! No! English! No! Quiz! Minchia, già l'hai fallito dopo all'inizio, manco il tweet hai finito di scrivere. Ciao. Si chiede challenge? Non sa scrivere challenge. Challenge, giustamente. Attuale. No! Perché? I'm fitting. Questo vedi, cosa succede quando porti dentro la tua lingua delle parole di un'altra lingua, gli dai un altro significato, tipo fighto e lo usi in quel modo. I'm fighting, yeah. Pecco. So si te pecola. Owen Siro. Owen Siro. Agame tatematsu. Da assembly worship, pecco. Let's go! A me fa morire il la parte più dove c'è Owen Shio. Che non è comprensibile dagli inglesi. Perché hai un volume così alto? Ok, peco. Mi sta perforando i timpani. Ma è bellissimo che lei dubita che qualcuno lo possa fare. Cioè, raga, dopo questo basta VTuber, però vi prego, che se no muoio. Ne, e quelle onnatoko ga yatteru peko nan kana. Kore wa Takashi desu ka tte kono hito ga kite, ie, sore wa kokeburi. Niente, ride per poco lei. Onnatoko hidoku nai? Ie, akirakani.
It's a cockroach! これだね。ゴキブリってこれとこだよね。コックローチとこだよね。No. コックローチ。あ、いいじゃない。イエーイ。イエーイ。Basta per favore. Comunque con sta strozzata se ne sono andati 5 minuti guardando pecora per due troiate, eh? Madonna, ma ve l'ho detto, per questo sono pericolosi sti video, perché te li vedi uno dopo l'altro senza renderti conto del passare del tempo e poi sono le 4 del mattino. Ah, ricordatevi che... Nome per il prossimo... Per il prossimo stream. Let's go in anime Warudo. Ci sta Mari. Ok, allora ragazzi, è stato bellissimo, però i miei neuroni ormai se ne sono tutti e due andati, e quindi forse è meglio smettere con le VTuber. Facciamo qualcos'altro. No, quelle di Mariella non li apriamo. Okay. Io non leggo io ho deciso che non leggo l'Ollopoggio oggi, se continua in questo modo. Siamo finiti in un vortice di ragazzine anime che fanno cose a caso per essere carine. Sì. Dice Don Paci, mettete un video vecchio di Italo per rimediare a tutte queste VTuber. Ma poi quanti ne hanno riscattati? Cioè, quanti video stanno mandando? Comunque, raga. Aspetta, c'è Arnion, ne ha riscattato uno. Solo per il fatto che ne ha riscattato, ti guarderei almeno che roba è. Allora, no, l'ho appena aperto. How to protect your computer from getting shot by a MBT. Non so che cazzo sia un MBT. Arnion è roba bannabile. Sicuro. Cazzo è un MBT? Dice Arnold di no, però io non mi fiderei. No, non mi fido. Non mi fido. Che ha scritto Italo? Sono un trendsetter di TikTok, ho sprecato la mia vita finora. Ah, Italo, è andato bene il tuo TikTok, sono contento per te. Ci pensi che vai bene soltanto in una piattaforma per bambini? Complimenti, Italo. Cioè, Italo assurdo. Aspetta, fatemi vedere il TikTok di Italo. Guardiamocelo in diretta. Ah, beh, hai ragione. Oh no, scusate, è partito TikTok. Non so se ha aperto. Cioè, se dobbiamo vedere pecora, possiamo guardare anche Italo. Dura 30 secondi. Ah, beh, siamo col mio, non ci fa niente. Allora, minchia, come quasi 20k? Ma di già? Oh, quasi 20k, raga! Madonna, Italo veramente spacca su... Ma i tag quali ha messi? È uguale, quelli di sempre ha messi. Ma ha fatto 200 follower. Eh sì, oh, che vuoi. Allora, Paolo, facciamo fare TikTok soltanto a Italo. Abbiamo trovato una cosa che sa fare nella sua vita. Cioè, sta ottenendo soddisfazioni dal fare i TikTok, quello. Ma se no, sono serio, cioè veramente, facciamogli fare soltanto i TikTok a lui. Tanto se... Ah, ho capito perché ci ha messo in copertina la tizia anime con gli occhi spenti. È ovvio che poi... Guardiamo. Aspetta, ma tu lo puoi guardare? Come cazzo te lo condivido? Non possiamo... No, io l'ho già visto. Sai come si fanno gli anime? Schiavizzando animatori sottoposti a ritmi lavorativi massacranti e senza orari precisi, pagandoli a seconda del numero di animazioni realizzate e con stipendi che non gli permettono neanche di affittare una stanza, correndo contro il tempo perché non è possibile rispettare le schedule tipo mai, e... Infine, sopportando le lamentele di un pubblico a cui non frega un cazzo di tutte le cose menzionate finora, perché preferisce definirsi otaku e postare ai meme idioti anche se c'è chi, come Kazunori Mizuno, muore sul tavolo da lavoro per fargli vedere un cartone. Ecco come si fanno gli anime. Lo sai? Mamma mia, che profondo, Italo. Leggiamo qualche risposta. Esatto, bravo. Come dice Sharabeschi, leggiamo i commenti. Ma... Io vorrei dire una cosa che è veramente tanto triste, che su una piattaforma come TikTok questo contenuto abbia fatto tipo quasi 20.000 visualizzazioni, di cui probabilmente le persone interessate saranno state 100, e se l'avessimo fatto in una qualsiasi altra piattaforma social che non era TikTok, probabilmente se la sarebbero aperti in 4, tolti quelli che seguono costantemente. Sì, vero. Cioè, abbiamo fatto 200 follower con sta cosa su ingrandisci TikTok. La cosa, ingrandisci la schermata soltanto ai commenti, sì, così almeno si riesce a leggere per bene anche dalla chat. Prendi soltanto la parte dei commenti e zoomala al massimo. Ok, dai, così la scendiamo. Allora, questo dice, per questo Hirohiko Araki... Ma non era un meme in chat, era veramente un cognome, era veramente un...
Era veramente un commento del TikTok. Eh sì. Cioè, io pensavo fosse una cazzata e scrivevano in chat. Per questo Hirohiko Araki è passato da shonen, è passato senza copula ovviamente, da shonen a seinen. Giustamente Ita sei tu? lo scrive, in realtà non c'entra proprio niente. In realtà ha più tempo per la pubblicazione, dice questo Vincenzo Belcastro. Ma E giustamente c'entra Ita lo gli giusta. E che c'entra questo con l'industria degli anime che è totalmente slegata a quella dei manga? Vincenzo, se ci metti il doppio a fare le tavole, gli animatori hanno più tempo. Vabbè, Italo qua, Ita ha delle spiegazioni che non stiamo qui a dire. Ma gli ha anche dato spiegazioni, ma io l'avrei mandato a fanculo. Sì, cioè, giustamente Italo gli dice, vedi che è finita 22 anni fa. Ma è normale, cioè, siccome gli anime sono manga animati, è normale che poi, appunto, se il mangaka ha più tempo, allora l'anime lo fanno meglio. Ah, Gesù. Io che Non lo volevo so. fare l'animatrice credo che andrò in America, giustamente dice, ma ci sono anche quelli in Italia, però. No, vabbè, figurati in Italia. Anche, come si chiama il video? Gli ha detto forse gli spezzoni, Italo. Il video, gli spezzoni che vedete si chiamano, vengono presi da Scorri, Underpaid. scorri, scorri con la freccetta, così leggiamo anche noi. Aspetta, come non la vedete? No, perché te le leggi la parte tagliata. Ok, no, Oh, scusate. ora lo vedo quello di Asian Boss. Come si chiama il video? Vabbè, questo di qua. Poi, purtroppo per Che alcuni poi, tra anni. l'altro, è quello che vi abbiamo. Che se ne ha parlato anche nella live di Anime Click l'altro giorno con Cristiano e Falciatore. Quel video. E l'abbiamo visto qua in tutti insieme. Purtroppo per alcuni anime o manga succede, ma non per tutti, almeno specifica quando fai un video del genere che succede, ma non sempre. No, giustamente. Nel mondo dell'animazione giapponese succede sempre. È una cosa testimoniata da decenni da molte personalità, come ad esempio Terumi Nishi. Questo di qua è stato proprio smerdato in diretta mondiale. E poi vanno su Anime Saturn. Madò! Minchia Flame! Minchia Flame, cerca di Oddio. impararti l'inglese, vedi cosa trovi. Madonna santa. Italo, da pure. Vabbè. Qualcuno che decide di non fare più la mangaka. Sto rivalutando di diventare un'animatrice mangaka. Italo, Sì, lapidario. Non infatti. è che devi per forza lavorare in Ma Giappone. infatti ci sono così tanti manga italiani. Eccola la tizia ossessionata dal Giappone. Sinceramente, mi sarei ossessionato. Mi Comunque sarei ci sono. voluto trasferire lì. Eh beh, ma cioè, è normale, no? Se vuoi fare se vuoi fare i fumetti, l'unico posto in cui poter fare fumetti in tutto il mondo è il Giappone. Cioè, è normale. Se vuoi fare animazione, l'unico posto in tutto il mondo in cui puoi fare i cartoni animati è il Giappone. Aspetta, leggiamo il genio. I mangaka sono robe diverse. Fai un'opera tua e nessuno ti può dire nulla. Nessuno. È tua. Mentre qui parla dei lavoratori delle case che fanno gli anime da manga. Da manga già scritti da un mangaka. Oh mio Intanto, Dio. Laughs Like Tomorrowin, Oh. risata da editor Oh leggendo Gesù. il mangaka che può fare quello che vuole della sua opera. Almeno questo tizio, questo baka, dice: vabbè, penso che se comunque ti ingaggino tu devi lavorare molto lo stesso. Wow! Ah, aspetta, quell'altro dice, beh, si può sempre fare l'assistente del manga, giusto? Perché ovviamente io, nella mia vita, il mio sogno è quello di fare l'assistente di quello che crea i fumetti, non creare i fumetti io stesso, no? Gesù Cristo. Sicuramente poi gli assistenti vivono meglio. Ma poi, scusami, ma tutta questa gente che vuole fare l'animatore, ma da dove salta fuori? Cioè, io non ho mai sentito in community o robe del genere, gente che vuole fare gli animatori. Io che volevo Sì. fare l'animatore, puoi, ma se devi fare anime o altro, meglio di no, puoi fare animazioni tue. Che cazzo significa? Non lo Che so. sta cercando di dire puoi fare animazione per conto tuo, cioè l'ha detto malissimo, però voleva dire puoi fare animazione indipendente o puoi farla in Italia, insomma puoi farla senza necessità di diventare un animatore in Giappone. Io Fosse quello. questo quello che Che voleva io dire. quello volevo fare, rip allora, faccio come Emily, magari faccio manga, così ho anche più tempo tra un manga e l'altro e molti preferiscono manga ad anime, quindi poi ho anche una bella storia in mente. Ma Ah, che perché lei, cazzo. perché ovviamente lei barra lui, non so chi sia, si immaginava che facendo l'animatore avrebbe fatto gli anime che voleva lei o lui. Non Cioè, hanno proprio tu animatore, idea. sei quello che decidi che anime fare, non che ti fanno lavorare su un cartone e ti devi fare
quello che ti danno a lavorare. Cioè, loro pensano che, ad esempio, Darling in the France è, l'ha fatto un animatore di Darling in the France. Non hanno idea! Allora, qua dice Same, siamo in due, facciamo i manga. Così abbiamo mesi per far uscire i capitoli e possiamo farlo con calma con la nostra storia. Così non hai proprio idea! Ti chiami Togashi o Miura al massimo. Cioè, proprio... se hai costruito un impero in 10 anni che te lo consente. Non ci avevo pensato. Hanno iniziato a copiare le emoji del tizio che piange in chat. LOL. Beh, andiamo, ragazzi. Poi devi fare anche meno tavole per i movimenti. E quando facciamo i soldi per riuscire a fare un anime fatto bene, facciamo uscire il manga fatto ad anime. Io ma che cazzo di storia stanno inventando qua? Vabbè, ma io voglio sperare che stiano trollando. Cioè, spero che sia troll. Poi, ragazzi, un altro emoji! Si sono scoperti tutti che devono tutti fare gli animatori adesso. Ragazzi, c'è un altro emoji video... che potete copiare. Questo video deve vederli chiusi ai siti illegali. Meno male c'è qualcuno che comunque un minimo di... anche addirittura 43 mi piace. Permettili il mi piace a quel commento lì, per favore. Hai ragione. Magari se lo vedo. Che almeno queste poche. Grazie Handen 1381 per il follow. Ascolta tesoro, non è colpa mia se non mi posso permettere Prime o Netflix, quindi rispetta gli altri. No, che poi alla fine Netflix, non ti guardi i cartoni che stanno su Prime e su Netflix. Che poi alla fine nei siti illegali ci sono più anime su Netflix o Prime, dato che sono specificati in anime e non in altri. Che caspita, scorri più giù che sono specificati in anime e non in... Dio santo e benedetto. Ma in tutti questi anni, contro chi che abbiamo combattuto noi? Cioè, noi abbiamo sbagliato tutto le nostre lotte alla pirateria. Non dovevamo andare contro i siti illegali, non dovevamo andare contro l'estinzione di massa del genere umano. È diversa la cosa. Noto che vi state divertendo a spammare le faccine che mettono. Ci sono certi emoji cringe. Guarda che ci sono anche, vabbè, video crunch, ma lascia stare il discorso sugli anime, sulla pirateria, che lei ci pensa, basta andare sotto un video di Arcanthos per leggere i commenti, dopo ci leggiamo i commenti dei TikTok di Arcanthos, vai. Io che leggo solo manga, è la stessa cosa, solo che i personaggi non si spostano ma cambiano direttamente posizione. Dio santo. Io spero che Italo non li stia leggendo i commenti. Minchia, questo Italo avrà sbottato. Fun fact, hanno scelto il loro lavoro e infatti sopportano quelle edizioni perché è il lavoro che vogliono fare, ma almeno da parte nostra un po' di supporto è dovuto. E qualcuno gli scrive: wow, sei il genio della famiglia. Poi ragazzi vi chiedete perché Italo è sempre depresso. Quando leggi ste cose, come fai a non esserlo? Animatore, fa un anime di 3 stagioni tipo... animatore, cioè l'animatore che ha fatto, ce n'è uno solo. Dice Balduro live in collaborazione con Abolizione del Suffragio Universale, e io sono pienamente d'accordo. Porco. Mi associo completamente, ma è da tanto che la penso sta cosa. Vabbè, aspetta, io lo so grazie a Bakuman. Dai, non baci. Io mi sento male. Aspetta, senti, vediamo. Per questo non c'è bisogno di giudicare ogni anime. Si apprezzano per il lavoro che c'è dietro. Vabbè, questa è una cazzata. Non era quello il senso, però vabbè. Ah sì, Shirobako l'unico anime che mi ricorda perché qualche anime arriva in ritardo, ricordandomi di non incazzarmi. Questo era un commento serio. Qualche. Ok, lo fanno da millenni combinatori o contadini. Sembra che ora sia più grave. Questo mi ricorda tanto, comunque, tante delle strategie politiche di alcuni dei nostri politici. Questo è benaltrismo, sì. È benaltrismo. Questo è benaltrismo, sì, proprio benaltrismo. Se una cosa è fatta male non si può mica elogiare. Ma non era quello il senso. Sì. E l'ha scritto 2 volte, fra l'altro. Sì, vabbè. Onesto, io non sto piangendo. Vabbè.
Già lo sapevo, grazie. Non c'era bisogno che commentavi, coglione. Mappa joined chat. Boh, veramente, io questa è una cosa che non capisco. C'è la gente che deve per forza scrivere queste cose totalmente inutili. Ma stai zitto! Perdi meno tempo a scrivere. Ok, perché questo, bravo a dire, vabbè, questo è un commento interessante. Io che volevo fare... Oh, un'altra immagine, ragazzi, io che volevo fare... Grazie Togashi per il raid. Grazie Takashi. Grazie Takashi. È che ride. Io quando vedo quella combo di lettere penso sempre a Togashi. Non ci posso fare niente. È la mia abbiamo già Togashi in chat. Oh, ma dice Italo, rispondete anche voi. Non vale la pena, Italo, perdere tempo a rispondere a sta gente. Bugozzi scrive, state bulleggiando i commenti di cosa? Al nostro TikTok. Il nostro TikTok, sì. Aspetta, Bugotti, seguici anche su TikTok, che abbiamo dei contenuti che vale la pena fare. visto che tanto so che fra poco ti metterai a tributarci anche le clip che metto su Instagram. Minchia, perché... oggi questi like tattici che ogni tanto noi vediamo. Quello ha scritto fake. Fake! Perché anime la fa computer tutto da solo, eh? Ha sbagliato tutta la grammatica italiana sto tizio. Vabbè, tutto. Però almeno gli ha detto una cosa giusta. Quell'altro gli ha risposto no, ma non è spiegato bene nel video. E questo triggererà veramente tanto Italo. Cioè, dirgli che non ha spiegato bene una cosa nel video triggererà tantissimo. Ah, guarda Bugozzi come dice, quelle sono comode, eh? Sono bravo a fare queste clip. Domani esce quella con me T-Rex. Siti legali senza pubblicità, mi sento in colpa ora che uso Anime World. Brava, scrivigli questi, vai, così non lo fai Italo. Aspetta, brava la cogliona. È solo col mio privato, purtroppo. Adesso non brava la cogliona. No, stavo nel senso rispondi seriamente, cretino. Scrivi dei siti da usare. Vabbè. Cioè, non penso fosse ironica. Mi chiamo Bastia, devi sempre partire a fuoco, a prescindere. Allora, usa Crunchyroll, che non so scrivere ovviamente. Quanto è brutale Paolo, mamma mia, oh. Per una volta che dovevi dire una cosa buona. Una. Ovviamente noi non stiamo vedendo il fatto che tu stai scrivendo, ma vabbè. Aspetta un minuto, YouTube, Netflix e Prime. Prime Video, coso, c'è Paramount Network. Anche Paramount Network. E dice Mari, per finire metti cogliona per compensare. Adesso non guarderò mai più anime, non è vero. Paolo bullizza 12 anni. Mi sento in colpa anche se io amo la follia Naruto e Kazunori Mizuno, lo stimo per il capolavoro che ha creato. Fino a questo video non sapevi neanche chi era. Gli hai letto il cuore, mi è piaciuto il suo commento. Allora, detto schiavizzare, hai avuto la mia attenzione, vedi, si bisogna utilizzare sempre il termine schiavismo. Per aspetta, cuore. aspetta. Boom, XD. Ma perché? Se fai un lavoro diverso ti pagano bene, stai bene nella tua vita finché non cambi lavoro. Mio nonno, se avesse 3 palle, sarebbe un flipper. A me basta che l'anime esca, poi quello che accade agli animatori non fotte sega. Bravo. Dice se mia nonna aveva le ruote era carretto. Bravo, anche io. Se non mi lamenterò mai più della prima serie di Sailor Moon Crystal. Ah, vabbè. Poi? No, questo non gli risponde, è troppo scemo. Hunter, non c'è problema. Questo veramente, non ne vale la pena. No. Mi sento ancora... Cioè, sono così tanto stupidi che non vale neanche la pena. Ma poi non so se sentirmi colpa o meno al momento. Sentiti in colpa. Devi sentirti in colpa. E pentiti. Quello. Poveri, mi dispiace veramente tanto. Sì, press F to pay respect.
A me basta che sono belli. Grazie, grazie Takujo. Non è bello ciò che è bello, ma è bello il carosello. Appunto. Mamma mia, veramente mi sto A me va male. Bene, ironia o oh no? Anyway, questo, tu sei a quello furbo? No, sì, è simpatico, insomma, questo, sì. Scusate. Gente che tagga. Vabbè, questo è un è buono, questo dei tag, ci portano più gente. Questa tizia latte di noci è stata taggata qualche 400 volte negli ultimi nostri video. Bene, meno male. Poi, che altro c'è? Basta, abbiamo finito. Ah, sono finiti, ok. Allora, io a questo punto guarderei tipo qualche commento dai TikTok di Arcantos, che quelli sono sempre una miniera, no? Visto che pare che questo format dove leggiamo i commenti su TikTok stia piacendo, visto che sono aumentati anche gli spettatori, a questo punto direi di provarci. Che cosa metto? C'era quello lì bellissimo, di cui parlavamo ieri. Quello dove fa finta di lavorare, di stare nello studio e chiede a Cica. Sì. Quello è strabello. Aspetta un minuto che sistemo anche la schermata. Fatemi sistemare la schermata, ragazzi, un secondo. TikTok miniera di cringe enormi, peggio di Instagram. Sì, narratore, ma senza ombra di dubbio. Allora, metti quello dove outing. Ma cosa? Allora, qual era? Ah, ecco, lavoro in uno studio di animazione. Esatto, guarda, quello. Fagli vedere anche proprio tutto il TikTok, questo è bello. Giapponese, quindi ha a che fare ogni giorno con nuove serie, nuovi anime, e so quindi quando usciranno. In questo momento mi trovo allo studio e la mia collega vi confermerà il tutto. Confermi, Chika? Andiamoci a vedere i commenti, va. Comunque, cioè, veramente, scherzi a parte, Arcantos su YouTube... Arcantos su TikTok, Arcantos su YouTube, Arcantos su TikTok. Arca, ti vogliamo bene. Allora, anche se non sento, ti vogliamo bene. Ma è così difficile cercare su internet? Questo è un commento serio, a quanto pare sì. Potresti prendere il sito, va bene. Ma scusi, a me lo Yahalo sembra di Yui di Oregairu. Lei è intelligente, Arcantos dice. Ma tu sei Einstein, vabbè. Aspettate un minuto, ve la metto più piccolina, altrimenti non si vede molto bene. Ma va bene, stai guardando lo sfondo. Aspetta un minuto, non so dove cazzo sono. No, non se l'è comprato Pollo. Penso gliel'abbiano mandato quel body pillow. Scusate ragazzi, ma è un po' complicato. Ok. Che cazzo stai facendo? Stai spostando tutto il resto. Porco di. Allora. Come. Wow, complimenti, non lo sapevo. Grazie. E Gigi, ya alo è il saluto di lui, non di Chica. Rendetevi conto che in questo TikTok è quella la parte importante del TikTok, no? Cioè, ragazzi, io non ho parole. Aspetta, ciao, scusa la domanda. Che dice Bea? Voglio vedere che dice Bea. C'è una stagione fin di Sao. Ma non è di Chica. Grazie. Le priorità delle persone, veramente. Ma è... tutti, ma è Yui no Chika, ma porco Gigi Man, faccio i complimenti alla collega, molto carina, e poi tieni quei bellissimi occhi, mi associo, vorrei, ma che cazzo di Chika best waifu, però Yahalo è di Yu-Gi-Oh, ma complimenti alla collega, Giorgio Cappello di Pai unproved, ma che cazzo significa unproved? Qualcuno sa dirmi dove vedere la nuova stagione di Seven Deadly Sins? Perché ragazzi, cioè, scrivilo su Google, vedete che è complicato ottenere risultati, eh? Attenzione. Allora, ma Avatar, ma è un Avatar, anime. Mamma mia, sta gente ancora sti meme. Ma non lo capiscono e non fanno ridere nel 2021. Avatar non è un anime. Sono quasi divertenti quanto la gente che ti consiglia. Guarda Boku no Pico. Minchia, è pieno su TikTok di meme. Sono rimasto bloccato al 2010. Tutti i cartoni sono anime? No, ma cosa per anime si intendono i cartoni animati di produzione giapponese? Non è vero, è solo il modo in cui i giapponesi chiamano gli anime. Questi ragazzi sono tutti i commenti che ci sono sotto al mio di TikTok, eh? Sono tutti così. Noi li chiamiamo anime, per loro anime è come dire cartoni animati, ma in occidente per anime si intendono i cartoni di produzione giapponese. POV l'ho sentito da morte bianca!
No, Morte Bianca dice che Avatar è un anime quando non lo è. No, anime sono giapponese, sì. Ok. Ma no, è solo il modo in cui loro lo chiamano qualsiasi opera animata. Noi in Italia li chiamiamo cartoni animati. Nope, i anime non giappo, solo sono manga. La cosa bella di tutta sta diatriba è che ancora veramente non riescono a capire che tu li chiami anime, che tu li chiami cartoni animati, anche in Italia non cambia niente. Cioè, chiamali come stracazzo ti pare, non gliene frega niente a nessuno di come li chiami. Ecco il genio, stai dicendo che Gumball e Peppa Pig sono anime? Sì, sì, lo sto dicendo, problemi! Sì, e quello gli risponde, sì, se riesco ti mando un link di un giapponese che ne parla, per loro gli anime sono come per noi cartoni animati, per loro non c'è differenza. Il link di quel giapponese è lo youtuber di cui ti avevo mandato il video prima. Ah. È sempre Yuta, che lui fondamentalmente ha fatto, se ce lo vogliamo vedere. Sì, guardiamocelo. Mentre ti leggi i commenti, ma... Aspetta un minuto. Che mi sembra l'avevo già mandato da qualche parte. Sì, sì, me l'hai mandato qua. Ce l'ho qua. Quello è quello sugli hentai. Questo che sto dicendo io è proprio sugli anime. Mandamelo su Telegram, però non qua, perché mi viene un po' male. Tempo di trovarlo. Te intanto leggi i commenti. Sì. Continuiamo. Mi presenti la tua collega, chiedo per un amico. Ma quando esce Re:Zero stagione 2 parte 2? Ma... Ora in uno studio di produzione... F per chi non capisce l'ironia è che lui sa queste cose perché le pubblicano e queste informazioni sono alla portata di tutti. Per caso sai l'uscita di AOT4 stagione su Netflix? Perché non la guardi su Vid? Perché su Vid ne escono una alla volta. Invece su Netflix mi posso vedere un episodio dietro. Minchia, che smart questo. Vabbè. Ah, ciao, scusa la domanda, ma uscirà una seconda stagione di Suka Suka? Ma perché cercate questi anime di merda? È la cosa di più, si chiama il potere di informarsi. Wow, però Chika non mi sembra molto convincente. È giapponese, quindi... Uscirà un nuovo film 6 di stagione. Vabbè. Usi Anime Click per le notizie, vero? Mi consigli un anime simile ad AOT con una trama da 10 e lode. Scritto tutto insieme, lode. Qual è l'anime? Voglio saperlo. Come AOT, un anime da 10 e lode. Ma qual è l'anime da 10 lode come OAT? Come che ne so, vuole un consiglio quello. Ah, mi consigli? Pensavo avevo capito, ti consiglio. Quanto si guadagna al mese con quel lavoro? F per Yahalo di Yui, come sai se la 2 di Arifureta è confermata? Oppure se c'è una data do uscita? Secondo te quando uscirà la nuova season di High School D4D? Ragazzi, ma mi avete missato tutto l'argomento. Cioè, veramente non riescono proprio a capire. Cioè, sembra che lo facciano apposta. Secondo me lo fanno apposta, perché è impossibile che non capiscano. Uscirà la seconda stagione di Charlotte. Ma la vera domanda è quando esce il film di Given? Mamma mia, ma perché non c'è nessuno Google? Ma nessuno si vede Bunny Girl Senpai. Ma che porco cazzo c'entra Bunny Girl Senpai in un video che... Mamma mia ragazzi, sono veramente scandalizzato. Se lo dice China mi fido. China? Se lo dice China. Arcanthos quello vero ha donato 2 ore e 43 grazie. Ma che serio? Qua c'è scritto Arcanthos quello vero, ha donato 2 euro e 43. Grande Arcanthos quello vero. Se ci scrivi quello falso non ti credevo, però. Qualcuno riconosce quel gambero? Molto carina la tua collega, ma la tua collega è single, onesto, ma... Madonna. Aha, adoro, ha ha ha, yahalo yui, ha ha, Chika Fujiwara, best waifu, adoro, ha ha ha. Jimmy, New York Prefect. Ah, benvenuti nella macazzosissima cameretta. Oi, oi, ma il collega è una produttrice di hentai, secondo me, eh? Ascolta che dicono, ma non è vero! Ma dove posso vedere Naruto stagione 1 e Naruto Shippuden? Io non ti voglio far arrabbiare. Mi stai esplorando il cervello. Ma a parte Vid, Netflix, Crunchy, scritto C-R-A-N-C-I, Crunchy, staccato, roll... È tanto che l'ha citato, senti, eh. Amazon Video, dove posso vedere e guardare One Piece o Naruto in Ita? Perché in non li trovo in nessuno di questi siti che ti ho elencato. Se fosse un sito legalizzato sarebbe perfetto. Grazie mille per la gente. Legalize. Vabbè, ti ho mandato il video in basta, su Telegram. Sì, per favore, basta. Regà, cioè,
perdonateci, perché sicuramente voi tutti non avete bisogno di questo video. A parte, te lo potevo mettere su Watch Together invece che su Telegram, non ci ho pensato. Perdonateci perché voi non avete bisogno di questo video, perché voi le sapete queste cose, però dura 3 minuti, quindi guardiamocelo lo stesso. Io mi sento male. Magari gli 80 spettatori che ci sono adesso, uno queste cose non le sa e quindi... Nel dubbio, proviamo. Ne fa oro, però fammi sistemare la schermata che ho dovuto sminchiare tutto per... Male che va, Bugozzi, se sei sempre qua, non farlo per noi, ma farlo per la cultura. Madonna mia, Bugozzi, sei stato fributato. Come oggi sei stato fributato? Allora, fammela sistemare un po' meglio, così più grande. Ah, perfetto, vediamo. This is a public service announcement brought to you by that Japanese man, Yuta. Hey guys, it's Yuta. So I see that a lot of people are confused by how Japanese people use the word anime or anime in Japanese. So I'm going to explain in this short video. And it's very simple. We use the word anime for any animated shows. Okay. So it doesn't matter where it's from or what style they use. Allora, cosa ha detto traduzione? So, Naruto, Naruto. Scusate, no? Scusate, vi dimentico se... Potete mettere i sub? Perdonate, sì. Non c'avevo pensato. Vabbè, però ci sono i sub? Io non li vedo. Vabbè, comunque, raga, cioè, se volete ve lo traduco io subito. Sì, traducilo, ma non è che... Passando la gag iniziale di comunicazione di servizio, fondamentalmente ha detto, vi do... una spiegazione su quello che vuol dire il termine giapponese anime, ovvero per noi in Giappone anime o anime, come si pronuncia in giapponese, è una parola che si riferisce a tutti gli show animati. Fine. Ma fine. E ha detto poi non è importante da dove vengano, non è importante chi li produce, tutti. Oh, tutto. Lo risentiamo velocemente, magari ve lo metto a... Ve lo rallento un po', che forse lo sentite più. Lo sentite meglio se mette a 0,75. Sì, sì, mettilo. Proviamo. Ditemi se capite meglio così. By how Japanese people use the word anime or anime in sono confusi da come so, noi in Giappone utilizziamo la parola anime. Video. E adesso it's very simple. We use the word anime for any animated shows. So it doesn't matter where it's from per or ogni style show animato. Cartoons are also called anime in Japanese. So... Quindi ha detto non importa da dove vengono, non importa che stile hanno, sono tutti anime. E ha detto quindi anche i cartoni, i cartoons, quindi quelli americani in Giappone vengono chiamati anime. Molto semplice. Avanti. So Naruto is an anime, Frozen is also an anime, Rick and Morty is an anime, and of course Madamagi is an anime. Che merda! This is of course different from the way many English speakers use the word anime. Because when English speakers use the word anime, it usually implies it's a Japanese style animated show. So quindi qui ha detto il modo in cui noi in Giappone utilizziamo questo termine è diverso rispetto a come viene utilizzato da molte persone che parlano inglese, perché in molte persone che parlano inglese lo utilizzano per riferirsi soltanto ai cartoni di origine giapponese, ecco. E comunque sono d'accordo con Luca, il progetto basta insultare Madoka, Paolo, per favore. Cartoons are not anime, but does that mean the way English speakers use the word anime is wrong? Of course not. It's completely normal when you borrow a word from another language, the meaning changes. We do that all the time in Japanese too. In fact, the word anime is a short version of animation, which is of course the English word animation. So it's not even a Japanese word originally. And there's a lot of English words that we use in Japanese in a way that English speakers don't. For example, we use the word kanningu or cunning in Japanese. But when we say cunning in Japanese, it means cheating on the test. But you don't use the word cunning in English that way. And English speakers also use Japanese words differently in English. For example, hentai. But we don't use the word hentai in Japanese for pornographic manga. Hentai just means pervert in Japanese. Okay. I actually didn't know what they were talking about when I heard English speakers use the word
hentai for the first time. Questo era l'altro video. When I found out what they meant, I was like, oh, that's what they were talking about. So qui praticamente lui ha fatto, per chi non avesse capito, ha fatto degli esempi appunto di parole che portate da un'altra lingua assumono una connotazione diversa, un significato diverso nella nuova lingua in cui vengono utilizzate. Dice, non è scorretto utilizzarle in questo modo, ma è giusto che sia, appunto. Fa l'esempio di cunning, che vuol dire una persona sagace, una persona perspicace, che in giapponese viene invece utilizzata per dire copiare nei test. Mentre invece, appunto, prendeva la parola hentai, che noi occidentali utilizziamo per riferirci alla pornografia disegnata o animata, mentre invece in Giappone vuol dire semplicemente perverso o pervertito. Questi erano esempi. Infatti c'era proprio tutto il video, poi gli avevo mandato a Paolo un video, ma dura 10 minuti. No, quello, se non ci sono i sub, meglio dire. No, non ci sono i sub. No, perché lui si riferisce a un'audience inglese, dà per scontato che c'è. Certo. Vedendo che lui è giapponese, che parla inglese in questo modo, dà per scontato che chi lo segue parla l'inglese meglio di lui, ecco. Sì. Anche che, io penso che sia l'unica persona che ho conosciuto in tutta la mia vita, giapponese, che parla inglese in questo modo. Vabbè che lui ha studiato tanto tempo in Francia, quindi comunque ci sta che abbia imparato la lingua fuori bene. Grazie per il follow, ragazzi. In short, when we say anime in Japanese, we could be talking about any animated show from any country of any style. Ripete qua la stessa cosa. Also, when we talk about anime without specifying what kind of anime, fra l'altro lui è un grande fan di Yui. That we primarily un grande fan di Oregai. Anime in Japan, because that's what we are familiar with. But using the word anime for animated shows from other countries is not strange for us. But there's nothing wrong with the way you use the word anime in English either. Borrowed words often have different meanings in different languages. But if you want to talk to Japanese people in Japanese, you need to know what Japanese words mean in Japanese. Qui si spamma il suo corso di giapponese. Sì. Basta, finisco qui il video. Comunque ragazzi, io vi consiglio caldamente di seguire il canale di Yuta, perché è veramente, veramente bravo e interessante. Ultimamente ha cominciato a fare un sacco di video relativi agli anime, soprattutto a quelli che piacciono a lui. Lui è un grandissimo fan di Yoregairu, delle Monogatari, vabbè, di Re Zero, insomma, c'è anche un po' di... è un gran normi, lui è un gran normi. Però comunque sa dei video molto interessanti per quanto riguarda gli aspetti linguistici. Quindi vi consiglio di seguirlo, vi sto mettendo in chat un video relativo a Oregairu, dove praticamente analizza il modo di parlare di Yui per farvi capire perché è così una ragazza vera che potreste incontrare veramente in Giappone, a differenza di tanti altri personaggi degli anime. Ce n'ha tanti veramente molto interessanti, e oltre a questo un'altra cosa figa che fa è che lui va a giro a intervistare i giapponesi su temi di attualità giapponese strani. Un po' roba di tutto, insomma, di tutte le tipologie, anche roba che normalmente in Giappone di cui non senti parlare. Ve lo consiglio caldamente perché sono veramente tanto interessanti. Ci consigli anche il sacco di Yuta? Ovviamente, per favore, bannate Ring 41, grazie. No, piuttosto, moderatori, per favore, bannate Elio in the pool che dice ma è meglio Yukino, bannatelo, per favore. Lo shit-taste di Oregairu non deve contaminare la mia chat. Grazie. Sbannalo, per favore, scherzato. Allora, Pandarancia ci manda un video. Guarda che roba, eh. Cos'è? Oggi è nato mio figlio. No, no, non ci guardiamo. Sa di sì, Green. Non me lo ricordo quel video, ma penso di sì. No, non ce lo guardiamo, Pandarancia, un video di... Bannate anche il narratore, per favore, che ha detto la stessa cosa. Non lo accetterò mai. Non è che il protagonista lo shit-taste, allora devo avercelo anch'io. Cioè. Minchia. Anch'io preferisco Yukino, però a causa di questo mi sono creato molti nemici. Oh, ma volete, vogliamo bannare mezza chat oggi? Io lo rifaccio di nuovo il sondaggio Yui o Yukino e faccio bannare tutti quelli che votano Yukino, eh? Non mi ci vuole niente, lo sapete che sulle waifu non c'è niente. Io posso essere bravo e gentile per qualsiasi cosa. Ah, metti il link al canale di come si chiama? Di Yuta. Lo rimetto. Canale di Yuta. Dittatura. Sì, no, io ragazzi, cioè, lo sapete, normalmente non mi esprimo tanto su queste tematiche, lascio fare a Italo, però quando toccate le waifu
scatenate la mia ira. Perché io sono un weeb e a me queste cose danno fastidio, capito? Grazie, Show, per il rinnovo dell'abbonamento. Grazie. Cos'è che ha detto niente? Ah, ai. Ai. Ha scritto soltanto ai. Ok, va bene, Show. Pollo. Ai, ai, per... Vabbè, poi ci sono quelli che mi hanno... State ad Albanova, poi mi dite perché io devo aprire il video di Pollo. Vabbè. Scusate, sto... Vaffanculo, Show. Anzi, fai una cosa, manda il link di StreamYard da Show e facci fare l'unboxing live del Blu-ray. Show, te la colli di fare l'unboxing live del Blu-ray del film di Shirobako. Deve avere... vabbè. Ciao. Italo. Questo è da caso, così. Chi ti ha invitato a te? Oh? Scusate. Stavo di qui. E ho detto, va perché no. No. Aspetta, che cosa dice? Mecaccatore dice Giaggio, ma non ti avevo visto triggerato per il verso di Chika, finta waifu. Che senso? Io piuttosto volevo chiedere a Mecaccatore, ma quindi il tuo lavoro è mecaccare le cose? Perché prima leggevo il nome nella chat e mi chiedevo, ma Mecaccatore è un mestiere, cioè un lavoro? Paolo, puoi escluderlo a Italo, cioè, non era necessario metterlo dentro. Ma si è messo lui dentro, cioè io non capisco. Niente, Vabbè, se non mi avete me ne vado, cioè. Vai a fare un bonifico, Italo. Io veramente. Ma l'ho fatto il bonifico. Cioè, niente, Show ti ha scammato e ha detto appena finito. Vabbè, facci del male e mandaci le foto sul Telegram. Italo, chiedi. Sì, ci crediamo. Non far vedere le cifre, oh, copri. Chiede Rin. Vabbè, se hai... Ah? Chiede Rin se hai un OnlyFans. Minchia, ma se devi arrivare per sminchiarci la live con il lag... No, non avevo capito, non era il lag. Non avevo proprio capito. Vabbè. C'è Fra che ha riscattato un Italo consiglia. Ma così non mi fate neanche entrare. L'ha riscattato le cose da consigliare. Vabbè, consiglia me. Consiglia qualcosa di brutto. Qualcosa di brutto? Qualcosa di brutto. Qualcosa di quelle cose. Perché ho voglia di qualcosa. Va bene, dai. Quelle cose brutte da vedere per capire il bello. Aspetta, una cosa brutta ma anche bella in un certo senso, un certo tipo di pubblico, un secondo la prendo. Ok. Ah, la prendo, sì. Ma perché Pollo ce l'hai con Nadeko che tira i pugni? Pollo oggi, vero? Nadeko tira un pugno alla Madonna. Pollo e Lollo oggi sono impazziti, che ha tirato fuori. Garoden, la leggenda del lupo affamato, dell'auto di Baki. Si vede dal naso. Ovviamente un manga di mazzate. E sì, si vede proprio da tutto, in realtà, proprio da come fa le facce lui, i colli super mega ipertrofici e così via. No, ti giusto, io avrei quello è Baki e... dopo il naso. No, diciamo che può ricordare in un certo senso Baki, perché c'è sempre un protagonista in particolare che comunque cerca di trovare un certo tipo di forza che è anche coviata al potere e così via. Però è molto più ignorante e stupido. E diciamo che a me non mi ha colpito più di tanto rispetto magari a Baki, che invece aveva delle intuizioni per me davvero geniali, proprio a livello di immaginario, di come vede le arti marziali e così via. Però questo qui è una stronzata. E... che è successo? Io non... vedo le amo cinciate. Perché Italo, non so se stavi seguendo mentre leggevamo, cioè dopo quando abbiamo continuato a leggere i commenti del tuo TikTok, e è partita in chat lo spam delle emoji dei cretini che ti rispondevano. Ah sì, no, non l'avevo visto. Quelle emoji bruttissime. Ma poi Italo, veramente ti devi dare i TikTok, Italo. Cioè, è la tua vita i TikTok, vedi. Ah, c'è una clip che canta. Idea. Basta, YouTuber. Ho detto basta VTuber. Insomma, cose così brillanti, capisci? Cioè, alla fine è anche un po' retorico sto video, bene o male.
Però evidentemente su TikTok no, ma il vanno queste cose, non lo sapevamo. Ma il punto è che, cioè, il problema non è che vanno queste cose, è che non capisco perché sono quelle che finiscono nei per te rispetto ad altre. Cioè, c'è, deve essere una discrimine proprio nel come concepisce quel tipo di video la piattaforma. Perché poi, comunque, se guardi le risposte, le interazioni e tutto, capisci che in realtà di quel tema non frega un cazzo a nessuno. Sì, sì, è vero. Quello che non torna. Sì, però secondo me è il numero di like. Rispetto a tutti gli altri video, questo ha fatto molti più like. No, dove ballavamo... Nel senso, i like sono arrivati prima che finisse nei per te o dopo. Cioè, questo che bisognerebbe... Già dall'inizio c'aveva tanti like. Deve essere sì. Quello. Adesso sono 5.549 e abbiamo in totale 12.300 like. Allora sicuramente deve essere l'algoritmo deve vedere in base ai like, vede se fa tanti like in poco tempo e quindi lo spam. Deve essere questa. Quindi tipo il motivo del like deve essere tipo all'inizio del video. Sì, cioè praticamente devi far mettere like subito. Sì. Diciamo che siamo quasi a... anche i commenti comunque. Sì, sì. Sì però sì, non facciamo una riunione strategica qui live, scusate. Però 800 follower da stamattina che eravamo 500. Cioè, è andato straforte. Vabbè, che facciamo là, adesso che sei entrato? Secondo me, io ho un'idea, perché non facciamo la tier list dei dolci siciliani? Basta! Basta questi dolci siciliani. Paolo... Se mi pigli un qualche tema correlato agli anime, la tier list la facciamo. No, ragazzi, tirate una tier list sugli anime, dai. Cosa. Perché avete riscattato un viaggio consiglia? Non ho voglia di consigliare. Bella, bella. Show scrive tier list tabellina. Basta. Oddio, non sono pronto a consigliare. Io devo farmi una lista di consigli. Grazie, David Gryphon. Che sennò non mi viene in mente. Fammi tier un po' list vedere. Una deco bestemmie. Fammi aprire la prima anime list. Va. Facciamo la tier list delle opening delle Monogatari. C'è? Se c'è si può fare. Oh. No, scherzavo un po', vabbè, come vi pare. Tier list studi d'animazione, giusto per far incazzare un po' di persone. Lo facciamo? Per me si può fare. Per me si può fare. C'è stata comunque l'idea di farlo. L'avevi avuto tu, Giorgio. Sì, sì, sì. La facciamo e li mettiamo tutti in fondo, tutti in merda. Cioè, facciamo la tier list e facciamo Kyoto Animation, merda. Se vi vanno bene queste premesse, lo possiamo fare. Passabile. Kyoto Animation è passabile. Kyoto Animation, passabile, merda. Tier list Ghibli Movie. Ci mandano. Allora, adesso vi consiglierò anch'io qualcosa di brutto brutto. Fammi vedere. Questa dei film Ghibli si può fare, probabilmente. No, questo no. No, il mio unico uno End Shakers, no. Paolo, comunque fa la roba con dal voto dal 4 in giù, c'ho quello lì che avevi di cui avevi parlato l'altra volta in live, quello della tizia con le forbici e il cane. Ma Inuasa, c'ho 4 secco. Che schifo, mamma mia. Dai, non è. Raga, a voi che vi piacciono le cose meme veramente stupide e cringe, guardatevi Kill Me Baby, vi prego. Cioè, se è una serie di quelle stupide che sono riuscito a droppare persino io, per farvi capire quanto è stupido, guardatevi Kill Me Baby. Cioè, era diventato famoso per via del balletto, che c'era nella ending le tizie che fanno ginnastica in maniera stilizzata, faceva spacca. Raga, è indescrivibile. È veramente tanto cringe. Italo, ma ti vedo mangiare troppo in questi giorni. Poi diventi ciccione come me. È solo un ciccione ci può stare nel canale. Cioè, anch'io, guarda, sto lievitando ultimamente. Io ho deciso di adottare la gimmick di quello che mangia mentre fa la live. Ok. Raga. Per svecchiare il mio personaggio, capi? Okay. Raga, mi sono accorto di avervi scammati e di essermi scammato da solo per un sacco di tempo. Non è vero che ho messo uno soltanto a End Shakers sulla mia My Anime List. Ho messo uno anche a One Room. Che cazzo è sto One Room? Non ho mai visto quello. Quello cringissimo in POV che ci faceva i video arcani. Ah, sì, 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 sì. Ok, ok. Me l'ho dimenticato di aver messo uno anche a quello. Ora glielo alzo a due. Ci deve essere soltanto un uno nella mia My Anime List.
E quell'uno è Nail Shakers. Nail Shakers, ovviamente. Ciao, coinquilino. Che cosa? Non hai pensato alle patatine al coinquilino? Ho capito male io. No, posso le patatine, ho detto. Ah, posso, avevo capito, vuoi patatine? Figurati se Italo offre qualcosa. Ti ha morto di fame. Non c'è, è nell'altra stanza il mio coinquilino oggi. Chiaramente. Non farà... Manco Game of Laplace. Mamma mia, che schifo. Dai, non è così brutto. Cioè, è brutto, ma non così brutto. Paolo, è brutto, ma non è così brutto. Hai messo una Madoka Magica e non fa schifo. Era un pochino di qualità, almeno un'estetica interessante, delle idee anche registiche non male. Cioè, qualche cosa che te lo poteva fare apprezzare un minimo c'era. Poi era una storia storpiata malissimo, secondo me. Ho messo uno a Cavalcchio. Sì, ma la facciamo questa tier list? Sì, sì, scusate, stavo sistemando le cose, ragazzi. Ci abbiamo 20 minuti, Paolo, bisogna fare, che si fa in fretta con gli studi, però insomma. Non è lo studio, è il film Ghibli, hanno detto. Perché film Ghibli? Ma avevamo detto di fare quella degli studi. Ma non facciamo mai quella degli studi, non ma mi che piace. Che palle, Ghibli! Dai, la facciamo. Ma è una settimana che parliamo di Ghibli, basta! Ecco, subito. Coglioni. Madonna, lo ammazziamo a Giaggio. Per me tutti in F. Ma non è vero, vai. Takata non lo puoi mettere in F, altrimenti chiedo il divorzio immediato. È la F di... Fuck you! Allora, il primo che troviamo è... L'ho visto, che è? Porco Rosso, non l'hai visto. Ora, non rompere il cazzo che non l'hai visto. Certo, sì, Paolo, ma la devi mandare, però. Anzitutto. E poi quella degli studi, non quella dello studio Ghibli, mandaci a te. Non ce l'abbiamo quella degli studi. Nessuno l'ha mandata, non ce l'abbiamo. Lo picchio po' culo. E cercala. Quanto ci metti a cercare? No, facciamo questa ora dello studio Ghibli. Facciamo questa dello studio Ghibli che Bucuzzi ce la fributa. Non rompete il cazzo! Voglio essere fributato, preferisco essere fributato. Fate questa, vedete, Bucuzzi ci vuole fributare. Fate questa, fatelo per il freebooting, per favore. No, che palle. Ma per forza quello studio Ghibli, ma perché dobbiamo piegarci a queste logiche capitaliste che mi fanno schifo? Io sono per la lotta di classe. Il coinquilino di Italo ha donato 1,68€. Sì, ci devi tributare perché siamo bravi, non per i contenuti che portiamo. Quello ci deve mangiare. Noi ci facciamo fare più visualizzazioni di Sidonia. Aspetta un minuto, ora volete condividere? No, io volevo fare più sottile, volevo dire tipo non lo voglio fare questo dissing a Sidonia, Giorgio subito sparato. Se ne pega! Tanto ormai un cannone. Siamo i bulli noi, tanto ormai. Quindi... Allora, siccome vi avete sminchiato ora tutta la schermata, grazie Sebastian Spirits che ha mandato in chat la tier list degli studi. Suca, Paolo. Grazie, vaffanculo Paolo. La malata una anche 2M94. Ce n'erano malate due nel giro di un minuto, Paolo. E tu non sei riuscito a trovare niente. Ma io sto sistemando la regia, perché non la cercate voi, porca puttana! Io sto sistemando la regia, porca puttana. Quando lo dico io, però, Giorgio, sei buono. Mi avete fatto cambiare 400 volte tutto il set. Ora, cioè, perché? Cioè, sei proprio un pigro di merda che la fai ostare a Paolo pur di non ostarla tu. Vabbè, ma non è un problema di ostarla. Il problema principale è che non fate un cazzo. Tanto tu, Italo, sei l'unico che non può parlare fra noi tre, quindi stai muto e vai a fare. Ma io non posso ostarvi perché altrimenti lo farei volentieri. Cos'è che a me mi piace? Ti piace? Sì, sì. Me la linkate? Carba con la regia. Me la linkate? Se non ce la fributa, gli studi. Ma sì che ce la fributa, Bucuzzi, è lo stesso un contenuto intrattenente ed informativo dal tuo trio preferito. prima Italo, mentre ancora non me l'avete linkata? Sì, è nella chat privata. Prima Italo, mentre ancora non c'eri, che c'era già Bucuzzi in chat, e gli ho fatto, lo so che te adesso inizierai a fributarci anche le clip su Instagram che ci hai messo il like. Ma che è fatto? Basta che... Madonna, puttana, Paolo, basta che vai sopra e azzeri. Ma chi cazzo l'ha fatta, Madhouse? UFO Table!
Vabbè, oh, ci sono Paolo, dei perché... animation a posto. Come si Benissimo. fa? Come si presenta? Rank it now, premi su Rank it now. Porca puttana, Paolo. Grazie, Paolo. Ti prego, Paolo, ti prego. Mamma mia, oh, non sa, cioè vuole farsi fributare, non sa nemmeno cosa Italo, sta siccome succedendo. ci devono fributare, devi fare la sigla. Ma così su due piedi, Ehi ma no, in quattro mani, che cazzo cioè, significa? ma io non sono un improvvisatore, io sono uno che deve studiarle le cose, le deve fare per bene. Io non posso mettermi così ad improvvisare su due piedi una sigla per Bugozzi. Io vi dico soltanto che Così, e poi sempre io. Ecco, E tu ciao, sei sono quello che canta. cantante. Ma tu sei quello che Ma come canta. no? Ma Giorgio è bravo a cantare, io Io no. la fa la sigla di Bugozzi. Io mi Ma sento devi con... andare, allora Va, quindi niente devi fare sigla, quella lì. niente sigla, Vale. basta, niente sigla. Oggi mi sono rotto il cazzo, niente sigla. Benvenuti a Bugozzi! Bugozzi, tributa il Tea Time. Va. Bravo Bugozzi! Bugozzi, ruba Faccio il corretto, va. non era così. Bugozzi! Vai, vai, vai! Faccio il rito! Bugozzi! Benvenuti a Bugozzi tributa il Tea Bugozzi! Time. Facciamo le tier per fare le views. Bugozzi! A parlare di Bugozzi! studi d'animazione. È qualcosa di terrificante. Basta, Italo! Con Italo Giaggio e Paolo e anche Bugozzi! Anche Bugozzi. Va bene. Allora, primo Siamo studio. umiliati abbastanza Allora, oggi. qua abbiamo top, very height, Allora, height, height minimum, medium. aspetta, Paolo, con calma. Dobbiamo rinominare le targhette. Ci Ok. vuole. Ha messo, allora, Schiavisti. esatto, rispetto per gli animatori, schiavisti, Allora, aspetta. evasori delle tasse, Rispetto per gli animatori. poi schiavismo, No, 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 finché schiavismo lo metti così dai, alto. Evasori finito schiavismo, fiscali. no. Evasori fiscali. Dobbiamo prendere evasori fiscali. Dobbiamo prendere il degli studi. Perché se no così andiamo un baccato, cioè subito evasori fiscali, il secondo tier. Guarda che l'evasione fiscale è una delle cose meno peggiori che fanno gli studi di animazione. Barrette Capito, potresti energetiche. potevole, basta. Barrette energetiche. Allora, barrette energetiche mettilo sopra gli evasori fiscali, dai. Ma il senso della tier list è avere dei tier, non fare delle categorie Va slegate da loro. bene, Italo, dai, su, daccelo tu. Mamma mia, oh. No, Dai, Italo, tu no, metti. No, scusate, adesso scusate. Italo fai tier. Adesso No, Italo. no, 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 i titoli mi vanno bene, mi andavano bene rispetto per gli animatori come primo, però, cioè, subito barrette energetiche. Vabbè, scusami, però, cioè, seriamente, cosa c'è nel mezzo? Possiamo ragionarci, Allora, possiamo ci pensare un attimo. Ragazzi, ci abbiamo un quarto d'ora. Va bene, aspetta, Paolo, con calma, partiamo con... Andiamo avanti, Male che cioè. va, oggi facciamo i tier e domani in 2 ore facciamo tutta la cosa da tier list. Così almeno parliamo anche nel Dove mi dubbio. sembra esagerato, No, la però sacra... lo Vabbè, possiamo comunque, fare. allora, in cima ci mettiamo rispetto per gli animatori. Sì. Ok. Poi ho anche la A. Rispetto per la Non scheda. trattarmi così male. Ma chi è che ti tratta male? Sì, ma con rispetto per la schedule praticamente uccidiamo gran parte della roba. Vabbè, cioè, queste sono le cose da poter tenere in Vorrei capire chi considerazione. cazzo ci mettiamo in rispetto per la schedule. Ora vediamo. Vorrei capire chi cazzo ce lo mettiamo in rispetto per la schedule. Voglio capire. Va, sentiamo il prossimo. Poi, mercenari. Stare. Mercenari. Ci mettiamo, bravi, ma chi scrive mappa in chat, già che me l'hai capito. Poi, Italo, suggerisci uno te. Già siamo a C, deve essere meglio la situazione. Anzi, aspetta, fai così. Fallimentari. Aspetta, fai un secondo così. Aspetta, prima di Allora. fallimentari forse metterei ritardatari. Che dite? Cioè, sarebbe Vabbè. non rispetto per la schedule. E vabbè, se c'è il rispetto, non c'è anche il non rispetto. Sì, nel senso, cioè. Però è meglio il non rispetto per la Esatto, schedule. non Non rispetto. rispetto. Bugozzi? For the fun.
Bugozzi ha regalato un abbonamento a Flowers, grande Bugozzi. Grazie Bugozzi. Allora, grazie Bugozzi, apprezziamo i tuoi soldi. Ti ringrazio, guadagnati da noi. Hai rubato il video. Poi, sotto che fallimentari? Poi, evasori fiscali. Evasori, cioè, aspetta, sono peggio quelli che evadono il fisco o quelli che vanno in bancarotta? Vabbè, là siamo. Peggio quelli che evadono il fisco. Ok, allora, allora mettici illegale, fallimentari. Poi in G ci mettiamo qualcosa che abbia a che fare con barrette energetiche, barrette energetiche. Barrette energetiche. Ce l'ha con le barrette energetiche. Come, minchia? No, vabbè. Poi tier H ci mettiamo 5 mesi per produrre un cartone. No, no, schiavisti e all'ultimo Osamu Tezuka. Lol. Devo offrire una spiegazione o pensate che è meglio? Io l'ho messo in maniera velata la spiegazione. Però mi sto pensando se manca qualcosa. Cioè io tipo per esempio sopra rispetto degli animatori, tipo in tier God ci metterei una roba tipo Studio Culture per far capire, no? Quelli che proprio incamano tutti i pregi possibili di uno studio di animazione che non esistono. No, vabbè, dai. Allora, diciamo sono più chiacchierati, hanno più seguito, eccetera, eccetera. Allora, sì, così, quelli che per il pubblico sono i migliori, insomma. Così non possiamo mettere un Ufotable in evasori fiscali, ma lo devi mettere là su C. Allora, mettiamo in entrambi. Si può? No, non penso. No. Allora, vabbè. Studio 4C. Barrette energetiche. Fra barrette energetiche e schiavisti. Ma più o meno, forse fallimentari. Magari adesso sì, magari adesso hanno delle condizioni peggiori, non lo so neanche, ti dico la verità. Però alla fine sono sempre stati un gruppo di persone. Mi sembra la Fidentessa avesse delle tendenze un po' schiaviste. Però tipo Koji Morimoto alla fine è un tipo abbastanza tranquillo, credo. Però zì, la notizia quella lì dell'animatore che aveva fatto causa per le vacanze non date, lo stipendio non pagato e tutto era fine. Quindi io farei recente, capì? Vabbè, però noi dobbiamo pensare all'oggi. Pensavo anche ai evasori fiscali, capì? Che, cioè, però non so se abbiano evaso loro. Ma secondo me abbiano guadagnato molto. Secondo me tutti qualcosa hanno evaso sicuramente, però. Don Paci, Kirio vi fulmina. No, vedi che le storie su Tezuka e l'animazione non è che non è il Tezuka dei manga, anzi. Credo che in questo senso possa condividere in realtà, sì, Kirio, sì. Perché sì, alla fine non è che è un fanatico di Tezuka. Gli piacciono le opere. C'è anche i lati negativi di Tezuka. Comunque piace anche le personali, la persona sicuramente. Show, sono d'accordo, intendevo che non abbia evaso cifre come quelle di Ufotable, cioè ovvio che tutti hanno evaso, altrimenti non ce ne sarebbe uno in piedi di studio d'animazione. Sì. Vabbè, poi, comunque teniamolo, in barrette energetiche. Poi in caso li ridistribuiamo in base a quelli che mettiamo dopo. Che roba è quello? Che cazzo simbolo è questo di qua? Non ho idea. Ma perché non ci mettono i Vabbè, A1 Pictures, il miglior studio di animazione di sempre, scelto da Orange, ovviamente, no? Cioè, se l'ha detto, sì, Orange, è oggettivamente il miglior studio. Ha messo bene Paolo. Non penso che ci sia da commentare, no? Possiamo andare avanti. ACGT? Questo che cazzo ha fatto sto ACGT? Scusatemi, ora qua su due piedi non ne ho la più pallida idea. Non è che ci hanno messo dentro anche tipo gli studi di background art, di computer graphic? Sì, mi sa che ci hanno messo studi molto minori anche. Sì. Tanti studi. Questo di qua per esempio ha fatto Koikaze. C'è sempre Gonzo. Ha fatto Freezing. Ne ha fatte cose carucce questo di qua. Inizia il D quarta stagione. Ne ha fatte cose carucce, cioè... Ci sono le tette in Freezing, che volete? Hai ragione. Allora, fai studio te. Non c'è neanche molto spunte, però è comunque una cacata. Non è che cambia la qualità.
Vabbè, ragazzi, non penso che in realtà questi tre fu pure Actas. Che cazzo è? Metti tipo, fai un tier sotto Tezuka e scrivici No, studi ACCT metti in fallimentari. ACCT metti in fallimentari, anche perché mi anche sembra che sì, non non fa siano più produzioni niente. recenti quelle. Sì. L'ultima che hanno fatto mi sembra che qua a quanto pare è di Esire. Minchia, che Vedi schifo. anche i lavori di supporto che hanno fatto, perché può essere che lavorano molto come studio di Cos'è supporto. Actas, quello dopo? Sì. Actas, sì. Cos'è che ha fatto Actas? Actas Inc. Ce l'ho presente come studio. Sì, ma... Deve essere scritto in cinese, mi pare. Quello dopo. Animation Work, ma che cazzo di studi sono? Dopo è cinese, palese. Poi ma perché ci hanno messo tutti questi studi sconosciuti? C'è Arms, che lo conosco per qualcosa, ma non mi viene in mente cosa. Vabbè, qua possiamo passare, penso, direttamente a Clockworks, se... Clockworks, No, scusa. Dove? Heartland dovrebbe essere lo studio di Mushishi, se non vado errato. Ah, ok. Però questi sono studi, penso, sempre sul fallimentare, non è che fanno molto, probabilmente o fanno i Però mercenari o... controlla. allora, c'era Vile Meccanico che dice Arms è quello di Elfen Lied che è fallito recentemente. Quindi fallimentare. Sì. Arms è stato chiuso da poco, ne avevamo anche parlato in live. Fallimentare. Fallimentare. Quello con il logo già nero l'ho già visto. Cioè, quel logo l'ho già visto, sono sicuro. Io non ho la più pallida idea, ragazzi, devo Sono dirvi la sicuro di verità. averlo visto il logo. Ah, è Bones, E... dicono. Ah, certo, ragazzi, sono in ordine alfabetico. Giustamente, è Bones. C'è di mongoloidi comunque. Davvero. Cioè, quella sarebbe una B. Vabbè, Bones. In face, cioè, Bones, giusto, Siamo a Bones. giusto. Bones. Cioè, a meno che gli Beh, altri. Bones, aspetta, che c'era sopra mercenari? Sopra mercenari c'è rispetto per la schedule. Io li Boh, metterei lì, ci sta. almeno in un certo senso. No, Bones, Alla no, quello non fine, è per Bones. dirvi con... Ah, ho capito qual è, quello è 8-bit. È 8-bit quello. Ah, 8-bit! È anche 8-bit lo metterei in mercenari, mi sa. Sì, sono d'accordo. Questo è Bones, questo simbolo di qua, Quello no? lì è esatto, quello è Sì. buono. Mettilo lì Io a. metterei rispetto della schedule, perché se pensiamo a come hanno cercato di affrontare My Hero Academia, comunque diciamo che non sono andati incontro ai classici problemi che per esempio molto spesso ha Pierrot, perché facendo una serie che si prende comunque delle pause tra una carrellata di episodi e l'altra, hai la possibilità di spezzare meglio la produzione e di fare un prodotto che comunque ha una qualità più costante. Perché non è che ha sempre i picchi, ma in accademia, però quando li ha sono comunque molto belli da vedere. Ok. Poi comunque hanno anche i loro comunque lavoro, hanno i loro animatori dipendenti, comunque insomma, un pochino una situazione migliore rispetto a tanti altri studi ce l'hanno, ecco. Sì, la struttura sociale diciamo che funziona anche. Brainsbase è quello che Brainspace. È ci mettono la parte, quello tipo di Durarara, roba così. Brainspace. sì, E Spice and Wolf, mi sembra. fa ancora roba Anche in Brainsbase. loro, diciamo che recentemente non se la cavavano molto bene. Infatti, se vi ricordate, poi Durarara ha cambiato studio di Vero. produzione. Se ne sono andate Sì. molti dipendenti. Come anche Quanto... Coso, come Forse anche Odinai, sì, è uguale, perché da Brainsbase fallimentare. era passata a Fallimentare, Silverlink. sì, fallimentare, decisamente. Poi che Sì. ci abbiamo? Molto meno. Cloverworks. Ma Cloverworks direi che Cloverworks basso pure. Cloverworks è la sorella buona di One Pictures intanto, quindi più basso di One Pictures non Sì, può stare. io Cloverworks barretterei in realtà è uno rispetto per la schedule, anche se in termini proprio tecnici non è che la sfornino tantissimo, almeno nelle produzioni recenti. Va bene, Sì, poi cioè, almeno così evidentemente. è uno studio per quanto se ne sa che è decente. Fra l'altro, anche vedendo comunque la visione del presidente che abbiamo visto l'altra volta nel video e tutto, per quanto ovviamente possa essere vero o no, però comunque è uno studio decente, ecco, via. C'erano sicuramente un sacco di cazzate perché c'era di anime Quello davanti è che comunque erano palese. nuove. Quello è palese, però comunque insomma, almeno già il fatto che ti facciano vedere queste cose, che non abbiano paura a mettersi in pubblico e a far vedere che schiavizzano gli animatori in casa, è già qualcosa. Ok, Comet. Li premiamo sulla fiducia.
Comet penso che possiamo metterlo forse su fallimentari. Da quant'è che non fa niente Comet? Ce l'ho neanche presente. Manco io, Paolo, se c'è. È vecchio Comet, tipo che faceva Skull Rumble, roba così. Initial D. Dici? Ma penso dovrebbe essere questo lo studio Comet. Controllate. Non ce l'ho. Vediamo. Non c'ho presente Comet. Creazione 1986. Attimo che se la mi aiuta. Comics Wave era quello di Osoda, vero? Comics Wave è quello di Shinkai. Era quello di Osoda. Sbagliato, perdono. Comics Wave non è quello di Shinkai. Va bene il tier educa. No, io invece non sono d'accordo. Secondo me in realtà uno studio del genere, essendo piccolo, è un po' più forte in realtà. Già, Paolo, non hanno animatori. E appunto, cioè, dico. Io mi ricordo che non è uno studio di animazione, Your Name fece la dichiarazione che non riuscivano a trovare animatori perché avevano sempre più commissioni e richieste anche per serie televisive, che hanno fatto alcune, e che quindi non avevano staff nuovo, staff da formare a livello di animatori. Infatti comunque, se vedi gli ultimi due film di Shinkai, sono così belli visivamente perché hanno ingaggiato un sacco di freelancer, di animatori che avevano lavorato alla Ghibli per una vita, di Okiura per dirne uno, e quindi è ovvio che lì mostri una qualità differente da quella che in realtà possono mantenere nel corso comunque del tempo. Bisognerebbe fare un tier in mezzo fra schiavisti e barrette energetiche per non ho gli animatori, per quelli che non hanno staff interno. Boh, e allora dovevo mettere... Forse non rispetto per la schedule a sto punto. Ma io metterei barrette energetiche, francamente. Sì, a sto punto. Non sono proprio un esempio da seguire per uno studio, perché non hanno avuto la minima attenzione nel formare uno staff, nel cercare di creare effettivamente uno studio. Hanno basato tutto su una singola persona, che è Shinkai, e di conseguenza come studio in sé per sé non funziona. Funziona Shinkai, certo. Ma lo studio in sé, nel momento in cui Shinkai decide che magari vuole fare altro, vuole andare in un altro studio, vuole crearsi lo studio effettivamente suo, proprio anche a livello economico e tutto quanto, che fine fa Comics Wave? Allora, sono le 8, che vogliamo fare? Stacchiamo qua, continuiamo domani? Ma possiamo anche finirlo, cioè, come volete, dite voi. Ce ne sono assai, vedi, eh? Ce ne sono una quarantina. No, però io mi avverto i miei che ceno dopo e si può finire per me, eh? Io preferirei la facciamo domani, oh. Allora sistemiamo per bene, la facciamo domani. Va bene. Dai. Allora, fra l'altro c'è uno studio cinese questo, che roba è? Yume? C'è il carattere di sogno, quell'altro cos'è? E niente, Paolo mi toglie la schermata, quindi non lo saprò mai. Poi arrivavano di belli, però, studio di Indio Medea. Dio Medea, io avevo già visto Amore mio Gohens. Sì. Il mio studio preferito. Allora, domani ci mettiamo già. Va bene, dai, ce lo facciamo domani. Paolo, ma domani ci sei anche te, quindi? Vai a casa solo domani. Ah, poi, c'è anche, ce lo facciamo per bene tutti insieme. D'accordo, va Dai, bene. Allora, ragazzi, fai un ride a qualcuno. Vediamo un po' chi c'è. Dice Lollo, oggi Bugozzi non porta a casa nessuna tier. Domani. La rifacciamo per bene domani. Domani. Domenica Bugozzi faccio quella dei Ghibli. Che tanto la faccio io. C'è Caverna o Mangaka di quelli che seguiamo? Caverna, dai. Dai, mandare a Caverna. Luca ieri ci ha dato buca. O Mangaka. No, sta Caverna. Paolo gli lecca un po' il culo. Ah, no, ieri ci ha dato buca. Paolo gli rode. Minchia, sono... qua. Rosic, Paolo, Rosic. Minchia, Rosic! Minchia, ragazzi, state proprio presi a male. Beh, ragazzi, ci vediamo domani. Bye. Bye. Partito il ride, sì.